Buonasera, benvenuti di martedì. Tanti temi, tanti ospiti, come sempre a cavallo tra politica e economia questa sera, ma vi voglio dire da subito che più tardi usciremo dallo studio e andremo in compagnia di Piero Angela a visitare la Roma imperiale. Ma, come sempre, si inizia dai bambini. Abracadabra Baby, Emanuela Giovannini. Pronto? Ti senti forte e chiaro? Ah, ma è una macchina seria. Seria. Di un rullino quante ne vengono buone poi? Quasi nessuna. Quasi nessuna? Come mai? Perché non c'è una ferma. Come ti chiami? Nicola. Io Vittoria. Flavia. Massimiliano. Quanti anni hai? 6 e mezzo. 4. Quindi sei grande o piccolo? Medio. Sei medio? Mm. Com'è Roma? È bella, ha tanti posti. Come? Sporca. Tutta modezza, parte per terra. I mezzi pubblici li prendete mai? L'autobus una volta con papà, ma proprio quando avevo 5 anni. Ah, com'è l'autobus? Pieno di gente. Una cosa bella di Roma? Il Colosseo. Com'è il Colosseo? È distrutto quasi. Lo sai chi è il sindaco di Roma? Il papa? Marino. Marino, ti dice qualcosa? No, niente. Marino è andato in America e ha detto che era stato invitato dal papa. Ma invece non era vero. Com'è possibile? Perché mi sa che aveva chiamato un altro marino che sembrava che era lui. Ah, c'è stato un errore di persona. Sì. Ho detto che adesso tornerà di nuovo negli Stati Uniti. Ma non si deve stare a Roma, sei il capo di Roma. Ti piacerebbe essere il sindaco? Beh, non tanto. Non puoi mai fare colazione perché devi andare subito al lavoro. Ah, ti devi svegliare presto se sei il sindaco. La prima cosa che faresti da sindaco? Attappare il buco per strada. Diamo il benvenuto a Angelino Alfano, il ministro degli interni. Benvenuto, ministro. Benvenuto di martedì. Grazie di essere con noi. Allora, col ministro naturalmente parleremo di tante cose, di economia, parleremo della manovra in arrivo, parleremo dell'Iraq, quindi rimanete con noi perché scopriremo il ruolo dell'Italia. Ma mi dica, dopo 2 anni di governo Renzi, vi sentite ancora determinanti? Lo siamo, veramente ci sentiamo molto contenti di una cosa. 2 anni fa noi abbiamo rotto con Berlusconi per salvare l'Italia. Oggi, dopo 2 anni, le riforme costituzionali stanno per essere approvate e il Paese rivede, dopo 7-8 anni, la ripresa economica. Non ci sarebbe stata la ripresa, non ci sarebbero state le riforme se non ci fossimo stati noi con quel gesto coraggioso. Io questa medaglietta me la appunto al petto senza pudore perché ritengo di averla meritata. Io al momento gliela lascio appuntare e poi la intervisto. Sicuro. In bocca al lupo. Ci vediamo più tardi col ministro Alfano che esce anche da là, va benissimo. Prego, prego. Ora solo un minuto di pubblicità. Perché arrivano Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, ma prima di tutto arriva Maurizio Crozza. Quindi pochi secondi, arriva Maurizio Crozza. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Italiani! Italiani! Di cielo, di terra e di mare, il momento delle decisioni irrevocabili è giunto. L'Italia bombarderà Rai 3. No. Ah no, scusate. L'ISIS, scusate, l'ISIS. Vabbè, sempre di terrorismo si tratta. È vero, io una settimana fa ho detto che non ero d'accordo con i bombardamenti della NATO. Ma se per questo ho detto anche che in Italia c'era la ripresa. Signori miei, parliamoci chiaro. Ormai cosa manca per inaugurare un nuovo splendido ventennio? L'opposizione l'ho asfaltata. I gufi li ho mandati al confino. Il Parlamento l'ho quasi abolito.
A questo punto entrare in guerra è un passaggio quasi obbligato. Mi mancano solo 700 like e 400 condivisioni per raggiungere il mio vero obiettivo e trasformare l'Italia in una repubblica twittatoria. Ai 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 ai. Giova, scusami Giova, ma sinceramente, ma noi ce lo possiamo permettere di entrare in guerra? Vabbè, che scemo che sono, ce lo chiede la NATO. Ah sì, è vero, ce lo chiede la NATO. No, perché prima al governo facevano le cose perché ce lo chiedeva l'Europa, adesso ce lo chiede la NATO. No, è strano, perché invece quando chiede qualcosa a un pensio NATO, lo mandano tutti a cagare. Ma è così, sì sì. Comunque hanno deciso di mandare, in queste ore, di mandare in Iraq i nostri vecchi Tornado. Sì, certo, avrebbero voluto mandare i nuovi F-35, ma pare che abbiano ancora problemi di sicurezza. Ve lo giuro, l'ho letto sull'Espresso, se il pilota è troppo magro non va al paracadute del seggiolino eiettabile. Cioè praticamente al momento in Italia gli F-35 possiamo pilotarli solo io e Giorgione Orte Cucina. Comunque, fossero gli aerei il nostro problema. Il problema è che noi, Giova, non siamo fatti per mostrare i muscoli. Non è nel nostro DNA. Cazzo, i russi, glielo dici la mattina e il pomeriggio sono già tutti in Cecenia. Gli americani, pur di schiacciare il grilletto tra una guerra e l'altra, hanno addirittura inventato i college. Ma noi no, noi siamo diversi. L'ultima volta che dei militari italiani hanno sparato un colpo, abbiamo ucciso due pescatori in India. E cazzo, non siamo capaci. La nostra politica estera degli ultimi 50 anni è sempre stata quella della trattativa, no? Dell'accordo sotto banco. L'abbiamo fatto così con Arafat, con Gheddafi, con Saddam Hussein. Il nostro gesto tipico nelle aree di crisi non è mai stato questo. È sempre stato questo. Comunque, quando parte l'ordine dal comando di bonificare un territorio, noi lo facciamo proprio in senso letterale, facciamo partire i bonifici. Prendi Greta e Vanessa, le nostre due cooperanti liberate l'anno scorso. Pare che il nostro governo abbia pagato 11 milioni di euro. Gentiloni smentisce, però pare che ci sia la prova, perché in Siria un complice dei rapitori è stato processato per essersi imbertato metà del riscatto. Guarda che anche i terroristi sono forti, Cioè fanno tanto i fondamentalisti, ma poi appena gira un po' di grano fondamentalmente diventano come noi. Vatti a far esplodere là, dai, vai. Allora vado io, mi faccio esplodere io. Dai, vai te, se ti dico che sta per dare a te. E perché tu non vieni? No, perché io devo andare stamattina, c'ho da fare un versamento in banca. La banca. Tu in banca, io mi vado a fare esplodere. Cazzo vuoi fare? Qualcuno deve andare in banca, non hai idea, due palle, c'è la fila, lo sportello che deve fare. Beata te che ti fai saltare in aria un attimo, io due coglioni in banca. E ti ho detto, vai, non mi rompere cazzo. Comunque, certo che Renzi, in questo periodo, piacciono le corciate, perché prima gli invasori dell'ISIS e poi gli evasori del canone TV. Ha avuto un'idea grandiosa. Inserire il canone TV dentro la bolletta dell'elettricità. Cazzo, è geniale. Cioè, se non paghi il canone ti tagliano la luce, è meraviglioso, soprattutto per chi la televisione non ce l'ha. Comunque, oggi il canone costa 113 euro, con un'evasione del 30%. Renzi lo abbassa a 100 euro, però lo fa pagare a tutti. E se funzionasse contro l'evasione in genere? Pensa se chiudessero l'acqua a quelli che non pagano l'IVA. Sarebbe più facile riconoscerli, la Guardia di Finanza dovrebbe solo controllare quelli che hanno le mosche nei capelli. La verità è che a Renzi in questo periodo sta andando tutto bene. Se Dio vuole, ora gli passerà anche la riforma del Senato, dove Dio sta per Verdini. Giova, ma tu pensa alla grande visione politica di Renzi. Cazzo, ha rottamato Bersani per rianimare Verdini.
è come divorziare da Scarlett Johansson per fidanzarsi con Gollum. Cambiamo la Costituzione, ti sogno. E in tutto questo casino, Giova, meno male che ancora qualcuno, c'è ancora qualcuno con delle certezze, perché Marino ha dichiarato che farà il sindaco di Roma fino al 2023. Perfetto. Gli mancavano solo i viaggi nel tempo. Ciao. La copertina è di Maurizio Crozza. Noi diamo il benvenuto a Alessandro Di Battista, Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera. Bentornato di martedì. Buonasera. Prego. Buonasera. Allora, dunque, lei ha scritto sulla sua pagina Facebook: il voto di scambio esiste ed è il cancro del nostro paese. Esiste ancora, ne ha delle prove? Beh sì, il voto di scambio, innanzitutto buonasera. Buonasera. Esiste e non esiste soltanto, tra l'altro, al sud, è riduttivo. E più c'è disperazione, c'è povertà, c'è disoccupazione molto alta e più purtroppo molti cittadini quasi sono spinti a vendersi il proprio voto e se lo vendono anche per poco, per un buono di benzina o la promessa di un ricovero per una zia malata. E no, perché sembrava fosse collegato alle riforme in qualche modo, non pensa no. Che gli spostamenti no, di maggioranza... Alcuni cittadini, chiaramente non tutti, ahimè, vendono il loro voto per disperazione e povertà e in Senato si vende il voto per mancanza di dignità. Chi? Allora, partiamo... Naturalmente dal principio. Quando lei dice si vende il voto, parla in maniera metaforica o ha prove di scambi di denaro o di compense per senatori che danno il voto? Consideri che proprio ieri il capogruppo del Partito Democratico a Sassuolo si è dimesso proprio per uno scandalo di voto di scambio. Quindi più che prove, le prove ce le forniscono i magistrati ogni settimana. Sa, sono state molto brutte le scene del Senato che poi vedremo. Sì. Ci si chiede sempre se queste siano delle... le rappresentanze di una società civile di basso livello o delle rappresentanze più di basso livello di quanto non sia la società. Siamo andati subito a prendere l'esemplare, no? Il senatore Razzi con Filippo Sciucchini. Io vado avanti alla giornata, nel senso mi accontento di quel poco che ho. Se oggi posso mangiare solo una fetta di pane, mangerò solo una fetta di pane. Se domani posso mangiare anche la bistecca, mangerò anche la bistecca. Se no, ahimè, bevo l'acqua e magari dimagrisco un po' la pancia. Incontrando una persona come Silvio Berlusconi non lo lascerei mai, nemmeno per tutto l'ora del mondo. Perché molte volte non è qualche cosa, un regalo che ti fa, quello non serve a niente. L'amicizia conta di più per il bene del cuore. Un senatore può cambiare, può andare dove vuole, con me, perché dal centro-sinistra sono andato al centro-destra, si è finito il mondo. Adesso succede uno del centro-destra che va al centro-sinistra, è normale. Conoscendo sia Barani, il collega Barani, sia il collega Danna, non sono diciamo così cattivi come... Mi sembra persone, dopo sono dottori, non è che, però ecco, io magari per farmi perdonare sicuramente uscivo dall'aula in modo che si calmava le acque e andavo a un fioraio e gli prendevo un mazzo di rose e gli portavo un mazzo di rose. Era un modo, come un gentleman, come molti si considerano un Rodolfo Valentino. Perché dal suo punto di vista è stato così importante il fatto dei gesti scurrili al Senato nei confronti della sua collega? Ma innanzitutto sono stati commessi da due senatori diventati convertiti appunto sulle vie del renzismo. Due teoricamente padri costituenti, due miserabili dal mio punto di vista. Sono stati fatti durante la discussione delle riforme costituzionali che questo Parlamento abusivo e incostituzionale per via di un premio di maggioranza che è stato definito incostituzionale sta approvando e sono state rivolte quei gesti molto molto scurrili a una senatrice della Repubblica oltretutto incinta. Cioè quelle offese non sono state rivolte solo esclusivamente ad una donna ma ad una futura mamma, cioè un'offesa a tutta la maternità. Senta, guardi lei... che ho trovato, Floris. Prego. Oggi ho fatto qualche ricerca e ho trovato la prima pagina dell'Unità 23 settembre 2010. La riusciamo a inquadrare? Dove deve mostrare? Ecco. Gli indecenti titolava l'Unità
E in foto ci sono Verdini e Cosentino. Attualmente Cosentino è in carcere, però i cosentiniani sostengono il PD e hanno sostenuto il governatore della Campania De Luca. E Verdini, l'indecente appunto, è diventato nuovo padre costituente, scelto da Renzi, il quale dice ma non è il mostro di Loch Ness, eppure è rinviato a giudizio in 5 processi, tra cui truffa, allora, corruzione e bancarotta fraudolenta. Andiamo per gradi. Torniamo al... No, perché vorrei chiedere fino a quando gli elettori del Partito Democratico saranno disposti ad ingoiarsi tutte queste che ora... oscenità. Che ora trattiamo? Senta, prima... controdeduzione che lei si attenderà. Gesti brutti, brutte parole, ma voi nascete all'insegna del vaffanculo. Beh, anch'io personalmente ho, come dire, alle volte ho sbagliato, ho utilizzato anche qualche tono errato. Ho chiesto scusa, come hanno chiesto scusa alcuni miei colleghi. Non è una conseguenza di questo anche buttare via la politica così a grandi manate, no, perché dice quelli sono tutti ladri, sono tutti delinquenti, no, alla io fine. Io proprio in questo studio loro stessi, ho sempre ricordato che non sono tutti ladri, ma il problema sono gli onesti che accettano di stare di fianco a un ladro pur di mantenere un posto di lavoro da 12.000 a 13.000 euro al mese. Le dicevo, quando noi abbiamo sbagliato abbiamo anche chiesto scusa. Ieri il senatore Danna, il senatore, come si chiama l'altro? Barani, come? Non mi ricordo. Barani. Sì, provavano a giustificarsi dicendo che era arrivata una provocazione da parte della senatrice Lezzi. È un po' come coloro che giustificano uno stupro perché una donna si mette una minigonna. Diciamo un fallo di reazione, va, facciamo un esempio. È molto molto grave. È poi grave. Per me la politica è una bellissima attività. Io, Floris, insieme ai miei colleghi mi taglio lo stipendio e sostengo le piccole e medie imprese. Si e figuri questo, se... ogni volta che venite noi lo ricordiamo si e facciamo figuri sempre se io non credo fermamente nel fatto che quel palazzo può risolvere o possa risolvere le problematiche dei cittadini, ma se io vedo che le persone vendono il loro voto per una promessa di un'altra elezione e sono disposti a lasciare un... Questa è la sua deduzione, però loro dicono, noi queste riforme le avevamo già votate, noi abbiamo fatto un... fermo restando che poi alcuni di loro invece non le avevano votate, ma alcuni dicono, Verdini dice, io queste riforme le ho sempre sostenute, andate a chiedere a Forza Italia perché non le vota più. Non a me che continuo a votarle. E per quale ragione allora, proprio in una fase complicata per il governo Renzi, che non ha i numeri al Senato e si è dimostrata anche oggi, la coincidenza vuole che ci sia un passaggio così grande da una coalizione ad un'altra proprio durante i giorni in cui servono i voti a Renzi? Sono casi. Forse è casualità o forse è anche casuale che a Verdini e a chi per lui serve un sostegno per quanto riguarda i propri processi. Oggi stesso Verdini dichiara che la riforma della giustizia è disposto a votarla e va cambiata e è giusto il bavaglio per ai giornalisti. Una persona sotto processo. Complottismo? Il suo? Lo dice Verdini, oltretutto, e anche è alcuni senatori di Forza Italia hanno dichiarato... Floris, hanno dichiarato che c'era appunto un mercato. Allora, la riforma del Senato, le faccio due domande, le chiedo di essere sintetico. Uno, nei contenuti, cosa vi preoccupa? E se però ammettete che nei fatti politici è una vittoria forte di Renzi? Ma non lo so, vittoria di Renzi, io penso sempre al bene collettivo e all'interesse generale. Una ratio che c'è dietro alla riforma del Senato è appunto diminuire i costi. I costi non vengono diminuiti perché il Senato non viene abolito. Per diminuire i costi vanno dimezzati i parlamentari e dimezzata l'indennità parlamentare, gli stipendi che prendono i deputati. Tra l'altro proposta dei 5 Stelle bocciata. Di meno, Sì, ma la struttura rimane tutta in piedi. Rimane. E oltretutto quei senatori... Non dovete radere al suolo il palazzo, La no? cosa problema... Sì, però attenzione, l'altra ragione che c'è dietro appunto che i tempi del bicameralismo sono molto lenti, eppure scopriamo che la riforma Fornero è passata in 19 giorni, sì, il lodo persona, Alfano in 18, ma... e stranamente quella legge vergognosa che ha permesso ai partiti 2 settimane fa di intascarsi milioni di euro senza controlli, la famosa legge Boccadutri, è stata approvata in una settimana alla Camera, molto velocemente e immediatamente passata al Senato. Quando si perché vuole, se si il reddito passare. Di cittadinanza non passa, che è colpa del bicameralismo, no, della volontà politica di non farlo passare, perché ostacolerebbe, non è ritorniamo che anche colpa all'inizio. Di chi non trova le alleanze, cioè perché non riuscite a farlo passare? Perché il dramma, c'è un'abilità il politica dramma, anche in assolutamente, Parlamento. Però se passasse una legge, non stiamo insistendo, io ho molta fiducia, come il reddito di cittadinanza, succederebbe che quel voto di scambio iniziale, che è un cancro nel nostro paese, avrebbe un grande nemico, perché se le persone dovessero vivere con dignità, difficilmente venderebbero il loro allora, voto. L'esempio della politica... peggiore ci è stato dato a Roma dall'inchiesta Mafia Capitale. La sua città, le faccio vedere Andrea Scazzola per Roma. A Cristoforo Colombo, ma c'è stata un'altra strada più bella da Cristoforo Colombo? No.
Di fronte alla Regione Lazio c'è tutta questa vergogna. Comune di Roma, realizzazione di un complesso immobiliare ad uso direzionale e commerciale, sito in Roma, Piazza dei Navigatori. Dall'altra parte doveva venire un centro commerciale e qui dovevano venire uffici, però tutto abbandonato, tutta monnezza. Sera. Lei si è sistemato qua, era libero. Sì. Ma ha visto qua che palazzo che c'è? No, questa parte è abbandonata. Ma pure quella è abbandonata? Sì. Sì. Vuoto. Questo palazzo qua di fronte? Abbandonato. Da quanto? Mo penso che saranno 6-7 anni, pure di più. Era iniziato che dicevano che era un albergo e poi dopo invece è andato a finire tutto così. Fiera di Roma questa? Sì, Fiera di Roma. Ci state voi? Certo, noi siamo. Ha detto che fanno tutto sgombero qua, tutti i nuovi palazzi, parlano, sempre parlano per 2-3 mesi, passano 10 anni. Allora, su Roma si mette in gioco lei? Nel senso, se mi candido... Se si candida sindaco l'ha già escluso, vero? No, certamente il Movimento 5 Stelle è estremamente in gioco. Noi crediamo che soltanto un movimento che non ha mai governato Roma e che è libero da partitocrazia e anche da ricatti incrociati che spesso i partiti hanno con dirigenti, funzionari... Qual è il problema di Roma? Il problema di Roma è che negli ultimi forse 30 anni è stata mal amministrata perché spesso si è appunto scesi anche a compromessi con il malaffare. Per oggi tutta Italia sa che il sindaco Marino non è stato invitato dal Papa in America. Sì, però su quello non ci sono dubbi, diciamo. Però magari in tanti si stanno dimenticando che, lo dice Pignatone, è nata grazie ai partiti e anche al Partito Democratico a Roma, che è diventato anche come partito punto di riferimento del malaffare, una quinta organizzazione criminale, autoctona e originale, dice il PM Pignatone, dopo la Camorra, l'Andrangheta, la Sacra Corona Unita e la Cosa Nostra. Il problema a Roma, no? Io vorrei capire... Gli rimane questa questione irrisolta di Marino, che non si capisce se lo sostengono o no. Io vorrei capire, il sindaco Marino... che ha preso i soldi, io lo ricordo, lecitamente da Buzzi, che è in carcere per Mafia Capitale, uno dei boss di Mafia Capitale, che cosa ha fatto? Ha finanziato la sua campagna elettorale come quella di tante persone, escluso il Movimento 5 Stelle. Grazie, escluso il Movimento 5 Stelle. Lavoro, prego. Sì, nel momento in cui ha preso dei soldi, lecitamente, ripeto, però evidentemente è in contatto, è quasi legato appunto ai finanziatori. Il Movimento 5 Stelle ce la potrà fare, poi decideranno gli elettori, no, io chiedo di metterci alla prova in una città importante come Roma, perché non avendo dei grandi finanziatori e finanziandoci, noi ci finanziamo in maniera davvero orizzontale con micro donazioni, anche Italia 5 Stelle la finanziamo con piccolissime donazioni, non riusciamo ad essere liberi, ad avere le mani libere quando entriamo nell'istituzione, perché non dobbiamo mai dire sì signore a un Buzzi che ci ha finanziato. Allora, la campagna elettorale. Mi ha colpito una proposta del Movimento 5 Stelle di Trento, che ha proposto per i problemi di sicurezza del paese vigili in borghese contro spaccio e vandalismi. Le faccio vedere il problema delle armi, sempre Andrea Scazzola a Treviso. Questa qui è la sede della provincia di Treviso e come vede lì è il bar dove io sono stata aggredita e poi naturalmente rapinata. Loro mi prendono dalla camicia, mi gettano immediatamente qui a terra e uno di loro due tira fuori il pugnale e me l'hanno puntata qui nel petto. Mi sono vista la morte in faccia. Hanno sparato lì. Quella sera io mi sono affacciato dalla finestra lì alto, e loro hanno sparato in questa direzione, si vede il buco. L'altra persona naturalmente era qua sotto che stava armeggiando per aprire la porta. Io avevo la pistola, anch'io ho sparato dei colpi in aria, e si vengono dentro a mezzanotte in casa sua, cercano di scassare la porta, penso che uno ha tutti i diritti di difendersi e come difesa l'ho questa, insomma. Io la tengo sotto il cuscino di notte, lo dico. Per la difesa personale, la prima scelta da fare è acquistarsi un fucile a pompa. Questo è un classico fucile a pompa, calibro 12, che ha un serbatoio di 5 cartucce e una cartuccia che va dentro in canna e faccio così. Boh. Carichiamo il nostro fucile con delle cartucce a pallettoni di gomma. Quando arrivano addosso,
fanno male. E riesco a difendermi senza ammazzare nessuno. Dopo tre di gomma arriva alle tre vere. Allora è come dire, c'è un bel boxer, gli ha dato una bella menata, se dopo tre volte gli dà una bella menata non capisce nella follia cara mia, entra invece il secondo rinforzo che è praticamente quello definitivo. A quel punto là è anche irreversibile. Fucile a pompa come questo quanto costa? Un Remington 600 euro. Adesso è entrato sul mercato l'industria turca e vendiamo fucili per rifiuto abitativa 250-300 euro. Hanno segato tutte le sbarre qui e io sono arrivato con la macchina e sono riuscito a farli scappare. Il cittadino si ribella. Siamo arrivati quasi a questo, sì. Allora, ronde in borghese contro spaccio e vandalismi, non vi sentite pericolosamente vicini alla Lega su questi temi? Beh, innanzitutto quando il cittadino deve comprare delle armi per sentirsi sicuro, deve investire in armamenti e si troveranno magari in un futuro nei supermercati, come avviene già oggi negli Stati Uniti d'America, è il fallimento dello Stato. Per cui una proposta che il Movimento 5 Stelle fa in ambito parlamentare è assolutamente dare maggiori risorse alle forze di polizia e carabinieri, assolutamente. Esatto. Non fare in modo che il cittadino spenda oltretutto in una fase di crisi economica denari per comprare delle armi. Se ci fa caso Floris, in Italia, non il PIL, perché poi la percezione che le cose vanno meglio è assolutamente, i cittadini non ce l'hanno, aumentano due cose, ahimè il consumo della droga, legali o illegali, e gli acquisti delle armi. E se lei ci pensa, le armi sono strumenti che acquistano coloro che hanno paura di morire, di disperazione. E la droga è una sostanza che prendono le persone che hanno paura di vivere. Cioè è la paura, l'industria della paura in Italia è l'unica che non è in crisi. Ne parleremo nella trasmissione. Adesso, subito, appena ci salutiamo, noi parliamo di canone. Lei che idea si è fatta della proposta di farlo pagare attraverso la bolletta? Innanzitutto che Renzi prova a parlare di canone nella bolletta per distogliere l'attenzione dal fatto che lui ha di nuovo lottizzato, ancora di più di prima, la RAI, il servizio pubblico, con una legge che praticamente non la metterà in mano ai partiti, ma in mano esclusivamente al governo. Io ricordo che il Movimento 5 Stelle, quando ha avuto la possibilità di incidere, ha eletto Carlo Freccero, una persona competente nel Consiglio di amministrazione che non è del Movimento 5 Stelle, perché anzi nel passato ha anche legittimamente criticato però il Movimento 5 Stelle. Questa è una vecchia storia, non si fa uno di area. Sul canone. Io non ho la televisione, ma devo pagare il canone? E soprattutto, è giusto oggi pagare il canone per avere una RAI, un servizio pubblico totalmente asservito al governo? E mi capita a me di andare una volta su Rai 3 e fare un'intervista di 10 minuti e succede il pandemonio, addirittura viene con avvocato e direttore delle tre nella commissione di vigilanza RAI, le sembra una cosa normale? Allora, sono vecchie che storie, senso per ha, fortuna non però che più. Senso ha pagare oggi il canone RAI per trovare un servizio? Il canone ha un senso, ora lo domandiamo, ovvero quello di rendere la televisione, noi cittadini paghiamo e la televisione pubblica è libera, da un servizio pluralista. Se questo non viene dato, perché occorre pagare il canone? Buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, grazie di essere stato con noi. Poca! Qual è questa? E poi Alessandro Renna mi sgrida. Poca pubblicità e poi il canone. Buonasera a Chicco Testa, presidente di Assoelettrica, che è l'Associazione Nazionale delle Imprese Elettriche. A Sergio Rizzo del Corriere della Sera, alla commercialista dottoressa Laura Del Santo, bentornata. Rosario Trefiletti, presidente di Confeder Consumatori. Francesca Schianchi della Stampa e collegato da Milano Mario Giordano, direttore del TG4. Allora, dottoressa Del Santo, cos'è il canone RAI? Ma la natura giuridica del canone RAI deriva da un decreto regio, da un regio decreto legge che stabilisce l'articolo 1 che chiunque possegga un apparecchio o più apparecchi atti alla ricezione televisiva debba pagare il canone RAI. Quindi si paga perché si ha il televisore o perché si ha il diritto a vedere la TV? Perché si ha il televisore. Se poi uno non usufruisce del servizio, quindi non guarda la RAI ma un altro emittente, oppure lo tiene addirittura spento, deve pagare il canone RAI. Se quindi lo paga anche chi non guarda la RAI? Sì, anche chi non guarda la RAI. È il possesso di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni audiovisive.
audiovisive. Si paga ogni apparecchio che si ha? No, non si paga ogni apparecchio che si ha. O meglio, dipende. Se è per uso privato, quindi per le famiglie, è a prescindere dal numero di apparecchi che uno possiede. Se invece è per uso pubblico, per luoghi aperti al pubblico, quindi si paga un canone speciale, è in dipendenza dal tipo di attività e dalla numerosità di apparecchi. Se uno fa vedere la partita. Certamente, si pensi agli alberghi. Se uno ha una casa in città e una al mare, paga due canoni? No. Non paga due canoni, è previsto che ne paghi uno solo, un canone anno, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi quanto posseduti. Quanto si paga? Si paga a oggi 113,50 euro, sto parlando della tariffa ordinaria, a uso privato, dicevamo prima, cioè, per la tariffa ricco, speciale... Cioè sei ricco, sei povero 113. 113,50, certamente. Guardi sì. Tanta TV, ne guardi poca, 113. È a prescindere ed è annuo, sì. È così. Chi è esente? Sono esenti una serie di entità, di enti culturali assistenziali, ospedali. Sono esenti gli anziani over 75 con un reddito inferiore ai 6.700 euro l'anno. Quindi va verificato anche il reddito. In quanti lo pagano e in quanti non lo pagano evadendo? Ma si stima circa un'evasione del 27%. È evasione fiscale, cioè bisogna pagarlo il canone. È regolamentato da un regio decreto legge, quindi sì. Dovrebbe essere. Fiscale. Mario Giordano, che ne pensa dell'idea di metterlo in bolletta? È che è una follia, è come se, siccome in uno stadio ci sono dei portoghesi, cioè delle persone che non pagano, una città decide di far pagare il prezzo del biglietto a tutti quelli che bevono l'acqua in quella città. È evidentemente una follia, che oltretutto genera anche delle cose strane, perché non solo quelli che oggi hanno la seconda casa senza il televisore oggi non lo pagano, domani lo pagheranno. Adesso si sta parlando poi di introdurre una detassazione, ma è una follia, perché a questo punto... Però mi perdoni, scusi, se è dovuto... Che è stato fatto, non solo si possono recuperare i 600 milioni evasi, ma ci saranno circa 600 milioni di euro in più che gli italiani pagheranno, cioè tutti quelli che hanno le seconde case e tutti gli altri 2 milioni e mezzo di attività ditte individuali. Il mio parrucchiere Silvano non ha il televisore nel suo ufficio ma paga la bolletta, lo pagherebbe, questo sarebbe un esborso di 1 miliardo in più per gli italiani all'incirca. No, questo espone a dei problemi operativi di gestione degli operatori elettrici. Dovrebbero sapere che già uno lo paga con una bolletta per una casa e non deve pagarlo per l'altra casa. Qui è un problema gestionale. Li abbiamo qua, quindi ora ne parliamo. Cioè, diciamo, in teoria è giusto, poi in pratica possono esserci dei problemi. Quali, tre filetti? Ma ce ne sono tanti. Innanzitutto per la bolletta elettrica. Per leggerla, c'è qui chi contesta, per leggerla bisogna avere il manuale dei geroglifici per tradurre e comprendere da parte delle famiglie. E questo è un primo punto. La seconda cosa, la stessa bolletta è caricata di ogni rimproprio. Pensi, Floris, c'è addirittura ancora la bonifica dei siti nucleari nella bolletta elettrica. Cosa ci vogliamo mettere? Anche il canone? Santa pazienza. Però scusi, se quello va pagato, che cambia? In ogni caso sono soldi che uscirebbero dalle tasche. Allora, noi partiamo dal presupposto, dal principio, che paga il canone chi ha l'apparecchio televisivo e utilizza l'apparecchio televisivo. Se non ce l'ho e non si capisce per quale motivo due anziani coniugi che non hanno la televisione perché non hanno gli occhi per piangere, ma però hanno la bolletta elettrica perché c'è una lampadina accesa la sera, almeno si guardano in faccia, quelli vanno a venire a pagare il canone. Però mi perdoni, torno al nostro tecnico Laura Del Santo. Però ormai la televisione si guarda un po' dappertutto, mica solo nel televisore. Sì, se poi non sono due anziani coniugi, ma sono due ragazzini che la guardano nel tablet. La legge recita apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni audiovisive, quindi apparecchi, non televisione, quindi apparecchi. Sergio Rizzo, lei che ne pensa? Intanto mi pare che se un regio decreto, mi pare che ai tempi del Regno d'Italia non c'era la televisione, quindi non so, sarà stato modificato. Parlava genericamente di apparecchi. Appunto, no, io cioè, era per la radio inizialmente. Sì, io ricordo che facevamo un'intervista nel 98 a Giuseppe Tesauro, che allora era presidente dell'antitrust, e lui pose un problema: perché bisogna pagare il canone? Il punto è questo: se io il canone si paga, è un'imposta sulla base di un servizio pubblico, ma se il servizio non è pubblico, perché io devo pagare il canone? Se quello che io, il servizio di cui usufruisco è
diciamo, in concorrenza e in competizione con quelle, le TV private. Per dire, mi viene in mente che a un certo punto c'è una rete televisiva che ha fatto un programma simile a X Factor, no? X Factor lo trasmette Sky, tu paghi l'abbonamento, ti vedi X Factor. Perché devo pagare il canone come servizio pubblico per vedere... Però mi perdoni, questo forse porterebbe a differenziare i programmi finanziati col canone rispetto agli altri. Cioè, c'è un però punto fondamentale, punto è che cos'è la RAI. Cioè, allora, se noi dobbiamo ripianare il buco della RAI è un conto. Se noi dobbiamo invece fare una discussione seria e dire che il canone va pagato, come in tutti i paesi, no, perché è un servizio pubblico, allora vediamo quello che trasmettono in Germania, in Francia e in Gran Bretagna. Allora lei dice, si maschera da canone, al di là di come si paga, un rifinanziamento della RAI. Su questo Mario Giordano e poi arriviamo finalmente a Chicco Testa. No, va bene. Sì, ha ragione Rizzo che c'è stata una, come dire, una fuga in avanti, nel senso che si parla sempre di RAI o appunto per questioni che riguardano il soldo, il canone, o per questioni che riguardano le poltrone, senza fare prima una riflessione su quello che deve essere e quello che si vuole che sia la RAI. Questo è un po' il difetto, no? Cioè si prende una scorciatoia senza fare una riflessione di quello che vuole essere. Deve essere servizio pubblico a tutti gli effetti, allora si paga un canone anche più alto, ma si fa un altro tipo di televisione. Deve essere una società privata in competizione con tutti gli altri, allora il canone non allora, vedo che ragione abbia più. Che esiste. Probabilmente è importante, ma ci porta fuori dal nostro interesse pratico. Chicco Testa. Allora, si può fare, come diceva Frankenstein Junior, si può fare tutto, bisogna vedere qual è il livello di difficoltà e quali sono le conseguenze. Me la fa fare una battuta, sì. Che cosa direi io a Renzi se dovessi parlare con lui di questa cosa? Cosa direi, naturalmente, non gliel'ho detto. Gli direi, per favore, vendi la RAI e facciamola finita con questa storia del servizio pubblico, del canone, ovvio. Eccetera, eccetera, eccetera. Beh, non è carino che da una TV privata si proponga di vendere. Non parliamo guardi, di privata, cosa è la RAI. Pensavo di essere sulla rete 3, mi scusi. No, ho perso qualche passaggio. Mi no, dica no, una ma tutta era buona. Si può fare? Si può fare? No, dico, si può fare tutto, però ci sono delle difficoltà molto grosse. Intanto, in linea di principio, mi faccia dire, noi... Ci sono alcune centinaia di aziende che vendono energia elettrica, non c'è più l'Enel. Sì. Che faceva. Infatti lei è il rappresentante di una, tutte queste. Di tutte, e sono anche presidente di un'altra certo. Società che fa questo lavoro qua, no? Però lei sa se ci può arrivare in bolletta sì o no, mi dica intanto questo. Può arrivare in bolletta? Io penso di sì, che possa arrivare, a certe condizioni si può arrivare. Che però... problemi comporta? Allora, prima di tutto, questione di principio. Io vendo, noi vendiamo un prodotto ed un servizio che viene tariffato a consumo, non capiamo perché questo vagoncino, che è un vagoncino sicuro, perché se non lo paghi ti stanno la letta, deve diventare un sostituto di imposta. No, non lo capiamo, cioè ci sentiamo in un qualche modo usati e usati malamente. Seconda questione, come ha ben spiegato la dottoressa, il canone ha una certa natura, non tutti i canoni sono uguali perché gli esercizi commerciali pagano. Qui si pone un gigantesco problema di database perché noi dovremmo individuare tra i nostri utenti quanto ciascun utente deve pagare, verissimo. Quali sono le fasce esenti, eccetera, eccetera, eccetera. Terzo, c'è un gigantesco problema di morosità. Se tu non mi paghi, beh, io sono sostituto di imposta, io devo comunque versare il canone allo Stato anche se Sergio Rizzo non me l'ha pagato. Quarto, c'è un problema di adeguamento dei sistemi informativi che sarà costosissimo. Chi lo paga? Lo paghiamo noi. Quinto, c'è un costo della riscossione. Paghiamo noi il costo della riscossione. Quindi, però, se uno non paga il canone, sì. Gli staccate la luce. Ecco, questo è un altro problema, perché se Sergio Rizzo mi manda i 50 euro che mi deve di energia elettrica, ma non mi manda i 10 euro mensili che mi deve di canone... Teoricamente io dovrei staccargli la luce, ma perché sennò viene meno l'effetto. Ma in questo modo io rompo il rapporto di fiducia col mio consumatore, perché lui mi dice guarda che io il tuo servizio te l'ho pagato. Quindi in più... Se uno ha due o tre case, voi come fate a capire a chi far pagare e a chi no? Beh, nei contratti elettrici c'è la distinzione tra contratto di prima casa e contratto di seconda casa. Attenzione, quella della prima casa, mi faccio dire una cosa su cui magari tornerà in futuro, sta diventando una grande bufala, perché tutti hanno imparato che il marito mette la residenza da una parte e la moglie mette la residenza dall'altra parte. Questo cosa comporta? Che tu...
hai una tariffa Enel più favorevole, una tariffa dell'acqua più favorevole, un IMU più favorevole, una tariffa dei rifiuti urbani più favorevole. Però a questo punto hai due canoni. La prima casa... Hai due canoni a questo punto. Sì, sì, no, e devi però eliminare questa scoria della prima... Con l'autorità stiamo cercando di eliminare giustamente il fatto che l'elettricità in una seconda casa costi il doppio rispetto all'elettricità nella prima casa. E poi l'aspetto politico con la scherza. Ma sì, ma insomma, l'idea di far pagare tutti e diminuire il canone a me va benissimo. Certo. E la discussione anche che è stata sollevata rispetto alla qualità del servizio, altrettanto bene. Però diciamola tutta, insomma. Io vedermi di fronte a delle famiglie, ripeto, che non utilizzano un servizio e lo devono pagare, e badate bene, con questo meccanismo si inverte l'onere della prova ed è anticostituzionale questa questione, cioè, qui io te lo faccio pagare, poi vienimi a dire che non hai guardato la TV. Esattamente. Allora a questo punto io dico, guardi, mi faccio fare una battuta e chiudo. Sì. Io sono convinto che chi ha fatto questa proposta, non so a chi, sicuramente non ha fatto una proposta per la RAI, è uno che non vuole bene alla RAI, glielo dico francamente. Francesca Bianchi, mi dice perché ha fatto questa proposta Matteo Renzi? La proposta del canone RAI non è di oggi, sì, già a fine anno scorso era stata fatta, poi i tempi erano, si parlava, se non ricordo male era ottobre-novembre, sì, era troppo avanti, non si riuscì a arrivarci in fondo a chiarire questi aspetti e quindi è stato rinviato il discorso, però che Renzi l'avesse in mente ce l'aveva da un po'. A me colpisce, Chicco Testa è il firmatario di una pagina a pagamento sul Corriere della Sera insieme ad altri imprenditori a sostegno di questo governo. Mi chiedo se è il primo passo falso del governo. No, mi chiedo se l'abbiamo pagata in bolletta, no? Intanto io devo rappresentare gli interessi dei miei associati. Secondo, posso assicurare che non verrà meno il mio sostegno a Renzi, anche se mi costringerà a far pagare il canone in bolletta. Così, tanto Mario Giordano, adesso vedremo un servizio sulle tariffe in generale. Perché, dal suo punto di vista, Matteo Renzi va a incidere sulla bolletta? Beh, va a incidere sulla bolletta? Beh, lui va a incidere ovviamente per cercare di recuperare soldi e quindi per fare gettito. Io aggiungerei un ulteriore rischio dal punto di vista dei consumatori a quelli che sono stati detti prima, e cioè che proprio perché la bolletta non è così chiara, io sfido chiunque a sapere quanto paghiamo nella nostra bolletta per il sistema tariffario, il nuovo sistema di agevolazione tariffaria delle Ferrovie dello Stato, perché ci sono anche quelle dentro la bolletta, sarà anche molto più difficile poi vedere eventuali aumenti del medesimo canone. Già la riduzione che era stata ipotizzata in un primo tempo a 60-80 euro è stata solo a 100 euro e quindi sarà anche molto meno trasparente sapere quanto paghiamo. C'è anche questo evidente rischio. Le bollette, Gilda Verì. Questa si chiama tacca di direzione, serve per mandare la pianta in quella direzione. Il problema della legna è che bisogna mettercela sul fuoco per farla bruciare. Invece il metano, tu pigi il bottone e vai. L'unico problema è quello lì. Sbagliato, perché ha i suoi problemi anche chi non usa più l'accetta e il mulo. E infatti tutti quelli che sono nel servizio a maggior tutela, e cioè con le tariffe decise ogni 3 mesi dall'autorità per la luce e il gas, dovranno mettere mano al portafogli. Da ottobre ci aspettano degli aumenti del 3,4% per l'elettricità, del 2,4% per il metano. Il che significa 5 euro in più sulla bolletta della luce e 9 su quella del gas. Solo per adesso però, perché come dicono i saggi siamo sotto al cielo e quindi nei prossimi mesi con l'inverno potrebbe andare anche peggio. Bollette, 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 tutte pagate, regolarmente timbrate e pagate. Il signor Franco, pensando di fare un affare, ha stracciato il suo contratto precedente e si è rivolto al mercato libero. Fino a che un giorno... Mi è arrivata una bolletta di 5.761,57. Le avrebbe speso di luce quasi 6.000 euro. Esatto. A maggior validità delle loro affermazioni, hanno inserito nella lettera del legale una foto di un contatore, di modo che si potevano evincere i consumi. Questo sarebbe il suo contatore? Questo non è il mio contatore. Non è il suo contatore? Non è il mio contatore, ma poi è anche un contatore del gas, non di energia elettrica. Al Colosseo penso che spendano 6.000 euro di bollette di energia, non una,
una civile abitazione, che siamo due persone, io e mia moglie. E dal 2018 il servizio a maggior tutela scomparirà e saremo tutti alla mercé del mercato libero. La stessa autorità per l'energia e il gas ha certificato che ad oggi le tariffe al mercato libero rispetto a quelle a maggiore tutela costano il 19% di più in media, quindi significherà per 18 milioni di italiani un aumento secco delle bollette. Tre filetti su Chicco Testa. Benissimo, che avete fatto benissimo a fare questa denuncia. Ma insomma, noi abbiamo anche 90.000 casi di queste cose qui, caro presidente di Federelettrica. 90.000 casi. Asso elettrica. Di Asso elettrica. Abbiamo anche problemi per quanto riguarda servizi non richiesti e addirittura dei giovani, questo piange il cuore, vedere dei giovani che vanno anche a raggirare le persone anziane dicendo che nel mercato libero costa di meno, e non è così, ha ragione il servizio, è un 20% ci aspettano più. Rialzi da dovunque si parta, dal allora, vecchio contratto, da quello nuovo di libero mercato. Chicco Testa, Sergio Rizzo. Intanto è vero che questo mese c'è stato un rimbalzo, diciamo, con un aumento della tariffa elettrica che stava scendendo da diversi trimestri, siccome c'è un'indicizzazione al prezzo del petrolio in genere capita che ci sono delle variazioni, ma la tariffa elettrica è in discesa abbastanza costante. Secondo, Trefiletti sa benissimo che nella riforma che si sta discutendo per liberalizzare le tariffe elettriche ulteriormente, l'autorità ha già espresso un convincimento che noi accettiamo, vale a dire che comunque tutte le aziende debbano offrire una tariffa di riferimento. Cioè, che vi rendete conto, diciamo. Se, Sergio, no, dice, no, se c'è questa tariffa, poi se ne vuoi scegliere un'altra, perché poi questi dati sul fatto che il mercato libero è più costoso del mercato, diciamo che il consumatore intelligente oggi sul mercato libero può risparmiare parecchi soldi. Sì, però un bel consumatore conoscere risulta 20% in più, intelligente. Questo è come le liberalizzazioni all'italiana, no? Anche i telefoni, per carità, costa molto meno di prima il telefono adesso. Però se non stai attento ti becchi delle fregature, che levati. Ma e questo anche tutti quando gestori, vai a comprare il latte, tutti i gestori dire, c'hanno, Rizzo, no? C'hanno, capito, dico, però allora la liberalizzazione, vogliamo capire a cosa è servita. Delle fregature che no? Levati. Non è servita, diciamo la verità, in Italia la liberalizzazione non sono servite a diminuire il debito pubblico, perché è aumentato. E non sono servite a creare un vero mercato, questa è la verità. Francesca Schianchi, guardi l'effetto politico, cartello questo... 22, è un a doppio taglio per Matteo Renzi, perché le imposte più odiate da sempre, la tassa sulla casa, la tassa sul lavoro, vabbè, il canone RAI. Allora, Matteo Renzi toglie la tassa sulla casa, il canone RAI come verrà considerato? Che lo diminuisce o che te lo appioppa in bolletta? Questo sarà da vedere, c'è da dire che lo diminuisce, è un aspetto che qui passa un po' sotto silenzio, brava, che dovrebbe riuscire a intercettare una parte di evasione, giusto o sbagliato che sia. Se il canone RAI, come ci diceva la specialista, è una tassa, va pagato come le altre. Ci sono molte altre tasse che ciascuno di noi può considerare inique, ma che deve pagare. Ci diceva però Chicco Testa che potrebbe mancare la sanzione, perché io non te lo pago, ma io non è che ti posso staccare la luce a casa. Ma il problema è che al momento siamo obbligato. A un annuncio... sarebbe obbligato a staccare la... Però al momento siamo a un annuncio del Presidente del Consiglio che ha detto solo da 113,50 a 100 euro in bolletta. E allora sapete che facciamo? Lo andiamo a chiedere a Angelino Alfano, dopo la pubblicità. Ed eccolo qua Angelino Alfano, il ministro degli interni, leader dell'CD. Buonasera. Benvenuto di martedì. Pierluigi Battista, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera. E Claudia Fusani dell'Unità. Buonasera. Buonasera. Allora ministro, parliamo subito del canone TV nella bolletta elettrica. Lo farete come ha annunciato Renzi? Lo faremo, non sono certissimo che si farà subito nella legge di stabilità, perché si lui può... ha detto di sì. Sì, ma la legge di stabilità ha due passaggi, quello del Consiglio dei Ministri per decreto e poi nella conversione, perché si stanno studiando tutti i meccanismi tecnici, però sono convinto che si farà e che alla fine si farà bene. Lui ha detto si farà in questa. Sì, sì, ma la legge ma lei gliel'ha detto sì, no, sì. Guarda, Renzi, no, la legge no. Di stabilità consta del passaggio in Consiglio dei Ministri, cioè l'approvazione in del cui decreto lui intende e mettere poi c'è il passaggio
passaggio parlamentare e poi entra definitivamente in vigore dopo la conversione. Quindi diciamo, prendiamo quindi un po' di tempo farà, per non farla so se bene. Si farà nel primo passaggio o nel secondo, ma ovviamente si farà entro l'anno, per l'anno 2016. Ha detto che non si farà? No. Allora, scusi, rivediamo, Floris. Sulle date siamo sempre... No, ma scusi, si farà per il 2016. È chiaro, comunque, ripeto, che... meglio così, così si capisce che il canone RAI, che ne dicono, è una tassa odiosa tassa, che viene messa... nel capitolo delle riduzioni. Nel capitolo delle riduzioni. Non disperdiamoci, perché io ho delle domande... A lei è venuto il dubbio, immagino, visto che dice bisogna studiarlo, un complicato meccanismo, è venuto il dubbio di chi ha due case, no? Che fa, lo paga due volte? No, ovviamente il bis in idem fa parte dei divieti di ogni ordinamento giuridico e quindi due volte io credo che sia assolutamente sbagliato pagarlo e poi diciamolo francamente. Ma è fattibile qui perché... la ragione per cui si sta facendo tutto questo è il grande classico pagare tutti per consentire che si paghi un po' meno. Quindi quanto l'obiettivo meno? È alla fine pagare di meno, non è quanto far... meno? Adesso i conti li stanno facendo ed è questo il motivo della mia precisazione iniziale, ma no, l'obiettivo è pagare Renzi, di meno. Ma mi pare che... Prego, Fusani. No, dico, meno quanto? E adesso si stanno facendo bene tutti i conti e tutti i calcoli, alla fine il concetto di fondo è fare sì che l'evasione del canone sia abbassata in modo tale da abbassare il pagamento da parte di tutti quelli che lo pagano. Senta, credo che sia metà una della misura bolletta, assolutamente positiva. Già metà della bolletta è fatta non di consumi, no, ma di tasse. Non teme che questo verrà vissuto in maniera negativa? Cioè si riduce il canone e viene vissuto negativamente. Bisogna essere pure un pochettino toccati. Cioè, quindi bisogna essere contenti. Ti diciamo che paghi di meno perché e t'arrabbi pure. Perché i consumatori preannunciano ricorsi allora? Evidentemente ci saranno dei motivi che i consumatori scriveranno e io spero che non sia un meccanismo per fare pubblicità a chi fa i ricorsi, ma io credo che li perderanno, perché non mi pare che sia una cattiva notizia, è una buona notizia, oppure stiamo confondendo le cose, è una buona notizia, diminuisce il canone. Scendono poi tutte le tasse, Vixia Portello. La vera chiave per far ripartire il paese, dice Renzi, si chiama fiducia. Per questo il governo vara una manovra in deficit, perché è sicuro che magari il primo anno andrà un po' sotto con le spese, ma negli anni successivi le cose andranno talmente bene da non farcene pentire. Quanto scommette il governo? Il governo scommette con una manovra da 27 miliardi. Scommette intanto che li troverà prendendone a prestito un po', cercando di convincere a Bruxelles che questa è la cosa migliore da fare. I primi a doversi fidare quindi sono quelli di Bruxelles. I secondi? Gli enti locali, perché il taglio della tassa sulla casa, di berlusconiana memoria, costerà 4 miliardi e mezzo e Matteo Renzi giura che non li pagheranno i comuni. Si fideranno i sindaci o alzeranno le tasse? Taglieranno i servizi? E chi lo sa? A doversi fidare sono poi i poveri, o almeno quelli che non hanno case da ricchi, perché in realtà stiamo eliminando una tassa che tormenta i molto benestanti, ma quelli sono pochi e che ci faranno poi con poco più di 800 euro all'anno, una goccia nel mare delle loro spese. I poveri invece, gli 8 milioni che risparmiano 55 euro in media l'anno, non è che possono consumarci un granché con quei 4 euro in più al mese. Gli altri che devono avere fiducia, eccoli qua, i disoccupati. Gli incentivi per i nuovi contratti ci costano quasi 12 miliardi, ovvero 24 mila euro per ogni assunzione, e chissà se li prolungheranno. E chissà che succederà con i nuovi posti di lavoro, perché d'altronde, come col motorino, quando arrivano gli incentivi per la rottamazione, uno ne approfitta per buttare via il vecchio motorino e sostituirlo con uno nuovo. Non è che si compra un motorino in più. E devono fidarsi poi gli imprenditori. Renzi ha promesso che taglierà anche l'IRES. E chissà poi da dove prenderà i soldi? Ma tant'è, in questa catena della fiducia bisogna infine fidarsi anche delle parole. Prendiamo le famose clausole di salvaguardia. Le chiamiamo così, ma non lo sono mica. In pratica, circa la metà della legge di stabilità che il governo sta scrivendo adesso serve a pagare la manovra dell'anno scorso. Infatti Renzi l'anno scorso aveva detto: intanto spendiamo, poi i soldi che mancano adesso li troveremo nel 2016 alzando l'IVA. Ora che siamo lì lì, invece di alzare l'IVA, che politicamente sarebbe un disastro, semplicemente cerca dei soldi per tappare il buco e rimandare il problema. Clausole non ce ne sono, ci sono solo impegni presi. E i nuovi impegni, chi li pagherà? Ma ovvio, ci si penserà l'anno prossimo, c'è tempo. Del resto, se domani è un altro giorno, figuriamoci il prossimo anno. Allora, lei sa qual è la critica che viene posta da
alcuni osservatori politici, successivamente avremo ospite anche l'onorevole Brunetta. Si stanno abbassando le tasse prendendo dei soldi in prestito, oppure abbassare le tasse e diciamo in futuro, come troviamo i soldi cui rinunciamo, ci sono buoni tutti, è così? No, perché fin qui questo governo ha ridotto le tasse e ridotto le spese e se posso dirla in termini più generali, questa è una politica tipica di stampo liberale e di centrodestra, perché solitamente la sinistra ci ha abituato, ma non è un fatto solo italiano, in tutta Europa, a manovre tassa e spendi, cioè tassa di più per avere soldi e poter spendere di più. Questo governo è riuscito a diminuire le tasse tagliando la spesa pubblica. Anche in questo caso il primo tempo sarà tutto sul taglio della spesa pubblica, ossia sul taglio, dal mio punto di vista, dei due terzi della spesa che riguarda i comuni e le regioni. Il resto, se noi siamo stati bravi e attraverso anche l'aumento della crescita abbiamo ribilanciato il rapporto deficit-PIL. La manovra è in deficit, Le sto rispondendo. Cioè rinunciate più soldi di quanti le sto rispondendo. Se grazie alla crescita è migliorato il rapporto deficit-PIL, che come dice la parola rapporto è numeratore su denominatore, è uno dei due fattori, appunto quello della crescita, noi possiamo utilizzare quel margine per diminuire le tasse senza mettere altre tasse. Io credo che l'obiettivo di diminuzione delle tasse, tagliando la spesa e utilizzando la virtù che ci siamo costruiti con l'azione fin qui svolta, è una roba molto positiva della quale dovrebbero ringraziarci anche gli osservatori più ostili. Pierluigi Battista voleva tornare sul canone, anche Claudio Fusani. Tornare sul canone perché bisogna capire. Allora, questa cosa del canone fu inventata, non mi ricordo bene se ai tempi di Pompei oppure nel Medioevo, cioè quando esisteva ancora il monopolio, un solo televisore, eccetera, e non era una tassa, ma era un canone sul fatto che uno possedesse un televisore. Questo era originariamente, in una situazione di monopolio, senza concorrenza e così via. Questa cosa qui è importantissima perché questo dovrebbe, diciamo, essere garantire il servizio pubblico. Ma allora uno si domanda, il servizio pubblico come viene garantito in questo modo? Cioè, qual è la garanzia? Uno può dire, pago le tasse perché devo pagare la sanità, perché devo pagare i trasporti, perché una serie di servizi sociali. Ma perché io devo pagare come tassa l'intrattenimento televisivo del sabato sera? Questa è la cosa, diciamo, Alfano, viene obbligata l'Enel. Viene obbligato una terza, cioè l'Enel, a farsi diciamo così, agente di riscossione tributaria. Rimettiamo i puntini sulle i. Facciamo la polemica da Pompei ad oggi o facciamo la polemica perché lo stiamo diminuendo? Qui stiamo diminuendo il canone RAI. Vogliamo protestare perché diminuiamo il canone RAI? È diventato tutto il mondo al contrario. Cioè, noi stiamo diminuendo il canone RAI. L'obiettivo è quello. L'obiettivo è esattamente quello di fare sì che si paghi di meno. Se l'obiettivo è fare quello che si paghi, far sì che si paghi di meno, ma lei deve rispondere, io non capisco alla domanda perché io, si paga. Allora, scusi, okay, allora andiamo anche a fare tutta la filosofia sui 60 anni o 70 anni di televisione, ma la notizia, stiamo sul pezzo, il giornalista è lei, il giornalista Lafusani, io faccio il ministro dell'Interno. La notizia qual è? La notizia è che si vuole diminuire il canone RAI. La domanda è Claudio Fusani, la notizia in realtà, come ci è stata appena data, è che non si può fare, che sarebbe bello, ma non si riesce a fare perché non c'è il modo, dice l'asso elettrica, di farla. Prego, Claudia Fusani. Non decide l'asso elettrica per quello che mi riguarda, questo paese, ministro, le leggi non le fa l'asso elettrica. Ministro. E poi la cosa veramente, perché poi... Ma voi fate le bollette elettriche? Vi arrabbiate se poi il Presidente del Consiglio dice che i talk show sono... Ma se l'impostazione è la polemica perché si vuole diminuire una roba che i cittadini pagano, un qualcosa che i cittadini pagano, è il paradosso, cioè qui si protesta, diciamo, sono due cose diverse. Si consente e il far finta che sia facile farlo, però no, prego, ministro, Claudia Fusani. Cioè, la domanda, mi scusi, è un'altra. Il problema non è se voi diminuite le tasse, va benissimo, per carità. Il punto è se io libero cittadino ho un televisore, posso essere libera di vedere quello che ritengo opportuno vedere, non sono obbligata a vedere la RAI. Quindi se voi mi mettete la tassa, il pagamento del canone RAI in bolletta, io sono obbligata a pagare per una cosa che magari non voglio vedere. Lui lavora, non lavora per la RAI. Mi è piaciuta. No, io prego. Teniamo buoni gli applausi, se non li lanciano tutti quando vogliono. Prego. Scusate, volevo spiegarmi meglio. Posso?
Prego. Posso? Volevo dire questo. Quindi, ovviamente, se uno, come dire, usa il servizio RAI, deve pagare per il servizio RAI. È un servizio, pubblico, possiamo... Comunque, questo... Però non è che se io ho un televisore, visto che viva Dio c'è tanta offerta, c'è Sky, c'è la 7, ci sono un sacco di canali, c'è il digitale, ci sono un sacco di offerte, non è che io sono obbligata, perché voi lo mettete in bolletta, obbligate. Allora, chiudiamo con questa risposta e vi porto da un'altra parte. No, allora, ricordando a tutti quelli che ci guardano che siamo sulla 7, che quindi capisco anche un pochettino di tifo da parte degli assistenti nel togliere il canone alla RAI, la cosa che vorrei non dico a lei, la cosa che io la sette, esatto, io glielo voglio pagare che voglio, alla la cosa che voglio, che la cosa che voglio ribadire, secondo me la cosa che voglio glielo prendono è poi molto soldi, semplice poi. Il canone RAI esiste da sempre, esiste da decenni. Noi quello che facciamo è diminuirlo. In questo caso c'è un governo che dice facciamo in modo tale da diminuire sto canone RAI. Sì, magari hanno inventato. E la allora, cosa viene impostata in modo... Ho una domanda sul fronte tasse. E non sarebbe più sensato, oppure se lo vuole fare qua, iniziare a dire quello a cui si rinuncia e poi conseguentemente dice quindi vi taglio queste tasse? Perché se no si innesca un timore che poi le tasse vengano prese guardi, da altre noi parti. Badiamo... E ora abbiamo Nando Pagnoncelli che intanto salutiamo. Noi badiamo al saldo buonasera complessivo. La nostra idea è non si possono tagliare le tasse con la mano destra e rimetterle con la mano sinistra. Dunque, se si tagliano le tasse con la mano destra, la mano sinistra deve stare dietro la schiena e deve stare buona buona a non rimettere altre buonasera tasse. Buonasera Nando Pagnoncelli. Buonasera. Allora, il nostro sondaggio, da quando c'è Renzi le cose vanno meglio per gli italiani? Vanno come prima per il 40% degli italiani, lo vediamo con il cartello 1, e poi il 33% ritiene che vadano meglio di prima, il 22% di parere opposto pensa che vadano peggio di prima. Quando la gente sente parlare Matteo Renzi in TV, che molto si sforza di dare iniezioni di fiducia al paese, che effetto ha? Ma una metà, circa la metà, ritiene che non cambi nulla, la fiducia rimane invariata, lo vediamo col cartello 2, 47%, 29% si sente più fiducioso di prima e al contrario 22% si ritiene meno fiducioso, meno positivo di prima. Allora, cosa succede quando uno non ci crede del tutto alle cose che sente? Che dice, se mi abbassi le tasse io intanto i soldi me li prendo, non li spendo perché poi magari me li richiedi. Allora, questo abbiamo testato, cosa ci fanno gli italiani con i soldi che risparmiano dalle tasse? Cartello 3. Prevale un atteggiamento molto guardingo, come possiamo vedere, 71% pensa che li metterà da parte, li risparmierà, perché se cala una tassa è convinto che in realtà poi successivamente sarà un aumento di un'altra tassa. 22% invece ritiene che si debba fidare e spenderà di più, spenderà qualcosa in più di quello che ha risparmiato con la diminuzione delle tasse. E per come è fatto l'italiano, che dice? Alla fine cosa si va a toccare? Ad esempio la sanità. Temono fortemente che si possa intervenire sulla sanità, lo vediamo col cartello 4, il 58% la pensa così, in particolare le classi intermedie di età, quelle che si avvicinano ai 60 anni, quindi sono più esposte a rischio salute. 36% invece pensa che non si toccherà la sanità. PG Battista. No, sul fatto che le cose siano migliorate, però insomma mi pare che non ci siano dubbi, cioè sono proprio i numeri che dicono timidamente. Su questa cosa delle tasse c'è una sensibilità molto delicata, come sa il ministro Alfano, che viene da uno schieramento che sulle tasse ha predicato, diciamo, molto alla riduzione e così via. Io volevo chiedere al ministro Alfano questo. Dato che si è parlato della riduzione dell'IMU, o come si chiama adesso, della tassa sulla prima casa, va bene? Voi ne farete una questione, diciamo, imprescindibile, cioè potete dire al presidente Renzi su questo terreno noi non torneremo indietro e su questo noi ci giochiamo la nostra permanenza al governo perché è un impegno che abbiamo preso con gli italiani, cioè c'è questo argomento che può essere, diciamo, determinante per la vostra continuazione, per la continuazione della vostra collaborazione? E se è determinante mi indica le cose a cui rinunciamo, perché noi, se rinunciamo a delle entrate rinunciamo anche a delle spese. Noi abbiamo detto che l'IMU sulla prima casa è una tassa odiosa. Noi la vogliamo togliere, per tutti, senza le distinzioni di reddito, fascia alta, per tutti, perché tanto quelli che hanno la seconda e la terza casa poi si pagheranno le tasse sulla seconda e la terza casa. Su questo non solo non torniamo costa indietro, 4 miliardi e mezzo. Su questo non solo non torniamo indietro, ma diciamo forte e chiaro al Presidente del Consiglio di non dare retta alla sua minoranza interna, che sarà però là a dirgli, che sarà là a dirgli allora per quelli nati quel giorno e allora per quelli che hanno la seconda casa Ministro. No e allora per quelli che hanno la casa più grande no, deve essere per tutti.
tutti. Ministro. E la tassa sulla prima casa è una questione per noi imprescindibile. Anche l'Europa. L'Europa ci chiede di aumentare la tassa sui consumi, l'IVA. Noi diciamo di no, noi non vogliamo aumentare l'IVA e vogliamo diminuire. Ministro, e vogliamo diminuire. Non è così, era una clausola di salvaguardia. Era una clausola di salvaguardia. Ma il problema è che abbiamo non siamo già tolto, a tagliare le spese. Mi faccia parlare. È la domanda mia di prima. Abbiamo già tolto le prime clausole. Abbiamo già tolto. Se lei si fa la domanda, se lei si fa la domanda e lei si fa la risposta, noi abbiamo dato. Noi abbiamo detto taglieremo delle spese, non l'abbiamo fatto e abbiamo messo per fortuna delle clausole di salvaguardia che sono l'IVA. Adesso quando lei dice rinunciamo a 4 miliardi e mezzo di tasse sulla casa, mi dice a cosa rinunciamo, perché se no rispunta l'IVA. Le stavo per rispondere. Prego. La prima risposta è che non è l'Europa a dirci su cosa tagliare. Noi stessi avevamo detto all'Europa noi taglieremo la spesa pubblica e taglieremo le tasse. Qualora non ce la facessimo, noi interverremmo in quel settore. Ce la facciamo e dunque non abbiamo bisogno che l'Europa ci dia consigli su come aumentare le tasse, perché noi intendiamo diminuirle. L'altra risposta è che noi non abbiamo da rinunciare a nulla, perché il nostro obiettivo è tagliare la spesa pubblica. Ecco, nel tagliare la spesa pubblica, secondo lei c'è tutta spesa pubblica produttiva? Secondo me c'è un pezzo ancora importante di spesa pubblica improduttiva che va tagliata. Si prendono i soldi da lì, dalla spesa pubblica improduttiva, e si tagliano le tasse. Ministro, senza rinunciare a nulla. E anche sulla sanità, il 36% della gente che dice che non sarà tagliata la spesa sulla sanità ha ragione, perché non sarà tagliata la spesa sulla sanità. Questa è una notizia. Questo è un amico tuo. Ma pure quello. Salutiamo l'amico del ministro. Mi dica una cosa. Nel momento in cui la spending review nel DEF passa da 10 miliardi a 6,5, non le suona all'orecchio il campanello che forse stiamo rinunciando troppo presto a delle entrate, che sacrosanto ridurre le tasse, ma dire anche a che cosa lei, si rinuncia di spesa non è meglio. Lei mi sembra un tifoso dell'aumento delle tasse e anche un tifoso del maggiore taglio della spesa. Noi tagliamo la spesa, il giusto. Io sono un tifoso del ridurre le tasse e dell'aumentare la spesa, non si può fare in natura. Noi abbiamo la cosa che abbiamo davanti a noi. Passiamo alla politica. È quella di riuscire a tagliare la spesa pubblica. Se noi tagliamo 6 miliardi o 7 miliardi di spesa pubblica e riusciamo a utilizzare il margine che la politica economica che fin qui è riuscita, e ancora in queste ore del pomeriggio e della sera hanno aumentato le previsioni di crescita del nostro prodotto interno lordo le agenzie internazionali, se noi possiamo utilizzare queste virtù, perché dobbiamo ulteriormente vessare gli italiani? Tagliamo le tasse, mi pare che sia la soluzione che tutti gradiscono. Claudia Fusani, al ministro degli interni la domanda proprio. È stato chiesto sempre sui tagli? No. Passiamo velocemente pure ai temi di politica estera. Dunque, oggi, notizia di oggi, c'è questo, forse andiamo a bombardare l'Iraq, forse. Vediamo, volevo chiedere, ma che differenza c'è tra bombardare l'Iraq e bombardare la Siria nel momento in cui ISIS vuol dire Islamic State Iraq and Syria? Cioè, è chiaro a tutti che l'ISIS è in questo momento sta occupando il 40% del territorio siriano e un pezzo purtroppo anche dell'Iraq, quindi bombardare l'Iraq vuol dire ugualmente combattere contro l'ISIS. Risposta del ministro. Noi siamo come comunità mondiale in guerra contro il terrore. Abbiamo a che fare con un criminale megalomane che tiene il califfo, l'autoproclamatosi califfo, che tiene prigioniero in ostaggio un dio che riguarda un miliardo e oltre di musulmani nel mondo, lo tiene prigioniero per dire essenzialmente che quella è la sua scusa, il suo pretesto, la sua legittimazione per uccidere le persone. In Iraq noi già ci siamo, collaboriamo di già con la comunità internazionale, con la nostra presenza in Iraq, e abbiamo a che fare con un governo che lo chiede, con un governo riconosciuto dalla comunità internazionale, abbiamo a che fare con un contesto nel quale siamo già operativi. Quindi bombarderemo l'Iraq? In Siria
questa del bombardamento in Iraq allo Stato è solo una ipotesi. No, ma ovviamente visto che in queste ore ci sono discussa, le commissioni riunite per queste cose, ovviamente va discussa con gli alleati e bisogna passare dal Parlamento, non si può non passare dal Parlamento, bisogna passare al Parlamento. La Siria è un altro lavoro, è un altro mestiere. Sì, no, però, Ministro, e mi l'obiettivo scusi, la domanda che noi, era che differenza c'è tra bombardare l'Iraq e la Siria? La risposta l'Iraq è molto chiara. L'Iraq l'ha chiesto, nel momento in cui l'Iraq, il califfato comprende l'Iraq ha chiesto un aiuto l'ha chiesto e riconosciuto, siamo già operativi sul campo. La questione siriana, noi dobbiamo evitare di mettere una toppa che sia peggiore del buco, cioè noi dobbiamo evitare di fare un qualche cosa che poi ci ritorni contro. Vi ricordate cosa è successo in Libia? Qualcuno ha preso un'iniziativa unilaterale e poi noi abbiamo pagato il conto sull'immigrazione. Grazie Ministro Alfano, abbiamo finito il nostro tempo, ma abbiamo tante cose di cui parlare. Che Luigi Battista resta con noi. Grazie. Arrivederci. Pubblicità. Pochi minuti. Diamo il benvenuto a Renato Brunetta di Forza Italia, prego onorevole, benvenuto di martedì. Elisa Calessi di Libero e torna Pierluigi Battista del Corriere della Sera. Bentornata Pierluigi. Grazie. Professor Brunetta, guardi cosa ha detto da Lucia Annunziata, Matteo Renzi ha descritto un po' la sua visione dell'economia. Matteo Renzi. L'Italia sta un po' meglio dello scorso anno. Tutti gli indicatori che erano con il segno meno lo scorso anno, occupazione, PIL, situazione anche delle aspettative della fiducia dei cittadini, oggi hanno un segno più. Abbiamo fatto una previsione di più 0,7% di PIL, sarà più 0,9%, detto tra me e lei che non ci sente nessuno, secondo me arriviamo all'1%, più 86% di mutui, più 300.000 posti di lavoro. La revisione della spesa funziona, sta andando e sta andando bene. Non ci saranno tagli alla sanità. Nel 2016 gli italiani non pagheranno più la prima casa. Allora, professor Brunetta, partiamo da questo. Scendono le tasse, lei sarà contento? Non è vero. Semplicemente non ci sono le condizioni in questo momento, oggi in Italia, in ragione della congiuntura, ma in ragione dei vincoli europei, per far scendere le tasse. Racconta delle storie assolutamente non vere. Un'altra storia non vera. L'Italia è segno più, vero, ma è l'ultimo paese in Europa, perché gli altri hanno un segno più molto più consistente, quindi vuol dire che dal punto di vista relativo l'Italia è sempre il fanalino. Mi perdoni però, perché poi ora vedremo tutti e la lascerò parlare, però dal punto di vista fattuale le tasse lui le abbassa, perché no, io sono sicuro che allora, la toglierà. Mi scusi, bisogna cos'è essere, che non torna? Bisogna essere precisi. Sul DEF, sulla nota di variazione al DEF, c'è il profilo della pressione fiscale, che è il misuratore ultimo. E il profilo della pressione fiscale a legislazione vigente è di aumento della pressione fiscale nei prossimi 3 anni. Questo l'ha scritto il governo. Okay. Calano solo se si eliminano le clausole di salvaguardia. 17, 12, 17, insomma, nei 3 anni. Non ci ha detto come fa. Non ha detto come fa, però lui la tassa alla prima casa, io immagino ci scommetterebbe, ma anche lei, la toglie, ma quello non c'è dubbio. Lei dice a fine anno riprenderà quei soldi in qualche modo. Il problema è un altro. Il problema è che tu puoi fare il gioco delle tre carte o le partite di giro, togli di qua e metti di là. Le faccio un esempio. Sì, 80 euro. L'anno degli 80 euro è stato l'anno scorso. Uno dice, ha diminuito le tasse per 80 euro. 10 miliardi. Se uno va a vedere la pressione fiscale del 2014 è aumentata, quindi vuol dire che lui ha tolto o dato gli 80 euro, i 10 miliardi che sono serviti per coprire questi 80 euro, lui li ha aumentati su tutto il sistema fiscale. Il risultato è che la pressione fiscale è aumentata di 2 decimali l'altro anno. Farà perché così? Questo però perché gli 80 euro vengono considerati non c'entra nulla, quello è un fatto definitorio. Gli 80 euro sono costati 10 miliardi o dati o di detrazione, sì. Bisognava coprirli. Lui li ha coperti con altre tasse. Il risultato finale della pressione fiscale, che è tutto il gettito fratto il PIL. Sa cosa gli direbbe lui? Fatto sta che 80 euro in tasca gli italiani. Ma non è vero, perché gli italiani hanno pagato
pagato la pressione fiscale. Lei, mi scusi, lei, tutti noi qui, non è che guardiamo il canone e gli 80 euro, guardiamo alla fine, la sua famiglia, guarda alla fine tutte le tasse che paga, nazionali o locali, dirette e indirette. Se alla fine il suo reddito viene decurtato di una misura superiore a quella dell'anno precedente, lei dice, mi hanno aumentato le tasse. Io vorrei sapere, sinceramente, se lei dice è molto scettico su questo, ma se domani si dovesse votare in Parlamento la riduzione o addirittura l'abolizione della tassa sulla prima casa, Forza Italia, che è un suo cavallo di battaglia, voterà a favore di questa a favore a una sola condizione, anche se sostitutivo di una maggioranza che questi a favore ha una sola condizione, che non sia una partita di giro o una partita di raggiro. Perché se mi dice io tolgo la tassa sulla prima casa, ma l'aumento sulla seconda, ma aumento le accise, ma aumento la benzina, no, ma aumento lui dirà questo. Che taglia le spese. Come? Lui dirà che taglia allora, le spese. Allora, i tagli alle spese, anche qui bisogna capirsi. Calessio. Siccome lui non ha detto assolutamente nulla sulla spending, non c'è una parola, una riga. Sa come si fa a fare i tagli alle spese? Quelli cotti e mangiati? Si fa o tagliando le tax expenditure. Le tax expenditure sono deduzioni e detrazioni. E se tu tagli deduzioni e detrazioni vuol dire che aumenti le tasse. Se tu hai una deduzione, una detrazione, ti viene meno. Beh, lui dice che togli a quelli che imbrogliano per farla. Ma non è vero, mi scusi, l'altro modo è quello di tagliare linearmente le spese dei ministeri. Questo vuol dire. Ma vota sì o no? Io voto sì purché non sia, gliel'ho detto. Voto sì purché una. Lei deve dire sì o no? Voto sì. No, momento. Se lui mi dice io tolgo le tasse sulla prima casa e aumento tutte le altre tasse per compensare quella, io non accetto questa partita. Prendiamola come risposta, poi passeremo all'occupazione. Prego. Io capisco le perplessità di Brunetta, in parte sono anche ragione, vedremo, perché poi alla prova dei fatti vedremo come giustificherà. Il problema della linea di Brunetta, poco credibile, è che il suo partito, quando era al governo, la pressione fiscale non l'ha diminuita, ma anzi l'ha alzata. Il debito, io guardi, oggi mi sono andata a rivedere le tabelle dell'Istat, nel 2002 e nel 2003 è calata, nel 2004 e nel 2005 e nel 2006 è aumentata. E così nell'ultimo governo Berlusconi, dove addirittura nel 2010 e nel 2011 c'è stata una pressione fiscale che è salita di 2 punti. Di tenere conto. Diciamo, c'è comunque un dato politico, professore, che la gente dice, lei già ci ha provato, adesso lasci provare Renzi. No, aggiungo un'altra cosa. Io avrei capito Renzi se prima mi avesse detto, io faccio questi tagli, e grazie a questi tagli io diminuisco queste tasse. Beh, anche lui è da un mese, però diceva, io lui, è da un mese lui è da un mese che fa annunci e non dice come coprirà. Sì, ma l'ultima questa linea sarebbe credibile, scusi, se voi facessi l'ultima un'autocritica, se dicesse che sì, l'Europa noi però gli darà la flessibilità. Ma lei pensa che l'Europa possa far tagliare le tasse in deficit? Due obiezioni le muovo. La prima è che Berlusconi era proprio il suo stile, no? Toglierò l'IMU, fine pubblicità. E uno diceva, ammazza, toglierà l'IMU. Non aveva fatto. Detto a cosa... ICI. L'ICI, sì. E poi però è uscita fuori l'IMU perché mancavano... Però non torniamo indietro. Cartello 41, la frase di Renzi è: tutti gli indicatori oggi hanno un segno positivo. Più 300.000 posti di lavoro, la stima di crescita del PIL secondo me arriverà all'1%. Pierluigi Battista su... Io so che questo argomento irrita l'onorevole Brunetta, anche Lisa Calessi, diceva, ma voi prima cosa avevate fatto? Però è anche vero... all'anno zero. Un milione di posti di lavoro. Voi l'articolo 18 non siete riusciti ad abolirlo e invece Renzi è riuscito ad abolirlo. No. Beh, insomma, diciamo, no. Jobs Act più o meno, adesso non dica come Renzi che dice i suoi della l'ha trasformato pesantemente, voi vi sareste accontentati del mercato del lavoro. Lei sa cosa succede col Jobs Act? Allora, il Jobs Act regala 8.000 euro mediamente ai datori di lavoro che trasformano un contratto di lavoro da tempo determinato a tutele crescenti. Le tutele crescenti durano 3 anni, per 3 anni c'è una sospensione dell'articolo 18, ma l'articolo 18, attenzione, non c'era neanche con il contratto di lavoro a tempo determinato. L'articolo 18 c'è dopo. Per cui da questo punto di vista il c'è dopo, ma è depotenziato, no? In caso certo, il Jobs Act droga la trasformazione. Per 3 anni,
Il risultato è che non si creano nuove posti di lavoro. Quella è la detassazione per chi assume, un altro discorso. No, non c'entra nulla. La decontribuzione è nella trasformazione tra il tempo determinato e a tutele crescenti. Le ci tutele crescenti 8.000 sponsorizzate, euro. Diciamo. Questo dà qualche vantaggio in più al lavoratore in termini di stabilità. In termini monetari no. Ci sono molte tutele, in ogni caso le possibilità. Sa cos'è, professore? Che lei si trova lei è sempre stato brunetta, no? Le cose le dico io. Adesso si trova nel ruolo difficile in cui è stato bravo a mettere Renzi tutte le persone che si oppongono alla sua linea, di dover dire sì, però c'era qualcosa di... Soprattutto posso dire la risposta al professore poi risacca lei. Cioè, Renato Brunetta... Aspetti, ora quando lui finisce... Ha questa caratteristica di fare le cose che suonano bene. Lui, qualsiasi cosa, non ci va dentro. Basta che suoni bene. Il Jobs Act, lo stesso nome, suona bene. Lui dice, ho fatto 300.000 posti di lavoro. Non è vero. Perché intanto metà di questi posti di lavoro, forse non l'ha detto nessuno, sono contratti a tempo determinato, i nuovi. Sì. Quindi vuol dire roba leggera. Quelli di trasformazione. Però ci sono, professore. C'è sì, ma quello che è successo in Europa, quello che è successo in Spagna, quello che è successo negli altri paesi è molto più consistente. Brunetta. E hanno avuto anche loro. Uno in Italia si accontenta pure. Ma no, perché. Onorevole Brunetta, a me quello che mi colpisce è che Brunetta è un liberale come formazione, no? Viene dal Partito Socialista, però è liberale di formazione. Quello che non mi torna, il paradosso, è che fa delle critiche al governo Renzi, non da liberale. Ma perché è un imbroglione? Cioè, quando dice, ma perché è un imbroglione? Quando dice non c'è l'articolo 18, ma perché è un imbroglione? Non mi sembra la CGIL. Quando dice sono contratti a tempo determinato, quindi flessibili, è una critica che potrebbe farla Camusso. Voi dovreste ma dire, non è vero. Vedete, vuol dire che questa sua critica è vecchia. A tempo indeterminato lui è una cosa non è un imbroglione politico. Forse, mi scusi, no? Le faccio solo questo esempio. È questo che non si capisce nella nostra linea. La domanda è la Calessi, è forte ed è diretta. Vi ha spiazzato, vi costringe a fare le critiche che fa la Calessi. Ma non è vero. Allora, faccio questo esempio sulla riforma del Senato, sul bicameralismo paritario. Lui punta tutto su questa grande riforma, che non serve assolutamente a niente, sa perché? Perché il superamento del bicameralismo paritario. Ma lei l'ha votata, c'era... lei in prima lettura l'ha votata. Lo lasci finire, sennò poi. Sì, ma dice delle ma lei lo conosce come è fatto, poi ora no, si ma sta veramente, comportando bene. Veramente la dottoressa. Stiamo andando bene. Vi sto dicendo, il bicameralismo paritario era già stato superato nei fatti con i decreti legge e la fiducia sui decreti legge. C'era il monocameralismo alternato. In 60 giorni si convertiva a qualsiasi provvedimento. La riforma del bicameralismo paritario non serviva e non è servita e non però servirà assolutamente. Perché? Perché suona bene. Perché ma suona bene votata, perché si riducono, perché si riducono i senatori. Non si risponde. Mi faccio interprete dell'obiezione alla Calessi, però lei l'ha votata al primo giro. No, ma non so. Ma quella è una lunga storia. Ma quella è una lunga storia. Era una necessità politica. Lei personalmente non ha votato. Io non l'ho fatto. Si chiamava Patto del Nazareno. Io non l'ho votato. Berlusconi e Renzi erano d'accordo. E ora che è successo? Non era semplicemente la votata. Dopo l'elezione di Sergio Mattarella, in cui Renzi non ha rispettato, diciamo così, le buone maniere e non ha nemmeno consultato Berlusconi con cui aveva fatto il patto del Nazareno, Berlusconi si è arrabbiato e ha rotto il patto del Nazareno. Però questa è la ragione. Ma come si fa? Ma come si fa a fare un patto in cui si dice che si può cambiare solo se i due contraenti sono d'accordo e poi cambiarlo unilateralmente 17 volte. È un imbroglione politico, non è che dall'altra parte aveva suor Maria Teresa Calcutta, c'era Berlusconi, non è che... Sì, ma Berlusconi gli ha dato i voti. Io devo bloccare i nostri ospiti, li ringrazio, ringrazio il professor Brunetta, perché ora noi rimaniamo sul tema dei conti. Per questo, visto che il tema è far tornare i conti, bisogna tagliare gli sprechi, magari cominciando dagli enti inutili di cui da anni si è deciso e si può fare a meno. Che fine hanno fatto questi tagli? Tra un minuto arriva neanche Carlo uno. Cottarelli. Non ne ha fatto neanche uno. Ecco, già ci ha dato la risposta. Non ne ha fatto neanche uno. Ora lo domanderemo anche a Carlo Cottarelli. Un politico. Un caso per tutti ci fa Cristina Buonvino, il caso dell'ISAE. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Ciao,
La lista degli enti è lunghissima, a partire dal CNEL, che è ancora lì come un fantasma da 9 milioni l'anno, o dall'ENIT, con 78 dipendenti che sono costati nel 2014 poco meno di 7 milioni, passando per l'istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere. Si cerca di chiuderli dal 56, molti sono stati ripescati o resuscitati, e con quei pochi che sono stati soppressi davvero, tutto questo risparmio non c'è stato, come nel caso dell'ISAE, l'Istituto di Studi e Analisi Economica, quello che controllava i conti del governo, chiuso nel 2010 da Tremonti. Come andò la faccenda dell'ISAE? È stato chiuso un ente, era un ente inutile? Un classico caso di ente soppresso, forse perché anche scomodo. Si tratta di un istituto che faceva indagini e ricerche. Proprio oggi che ci meravigliamo per i dati, troppo spesso incredibilmente positivi sull'andamento dell'economia, avere enti autonomi e terzi farebbe molto comodo. In quel caso, come in tanti altri, si è chiuso un ente, ma poi questi risparmi non ci sono stati perché il personale è stato distribuito da altre parti, con l'incredibile vicenda di vedere stipendi persino aumentare in enti diversi. E così parte dei dipendenti è stata ricollocata all'Istat, altri al Ministero dell'Economia, ancora altri al CNR. E soprattutto il lotto più numeroso oggi è al neonato Ufficio Parlamentare del Bilancio, che svolge più o meno le stesse funzioni dell'ISAE. Quindi il risparmio? Il risparmio è stato pressoché nullo, in quanto tutte le risorse e la stessa sede di cui fruiva l'ISAE sono state trasferite all'Istat. E se la sede ora è passata all'Istat, in tutta l'operazione un risparmio c'è stato. La targa è ancora quella dell'istituto che non c'è più. Benvenuto a Carlo Cottarelli, tornato a Washington come direttore esecutivo del Fondo Monetario, tutti lo ricordiamo per la Spending Review, è collegato da Lima, dove si svolge la riunione annuale del Fondo Monetario della Banca Mondiale. Buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Sergio Rizzo con noi e Mario Giordano. Allora, cerchiamo di essere molto chiari, abbiamo visto il caso dell'ISAE, ma Sergio Rizzo, quanti cosiddetti enti inutili o quante spese da spending sono state rottamate da Matteo Renzi? Che io sappia veramente molto poco, infatti sarebbe interessante sentire il parere di Carlo Cottarelli a proposito di questo, visto che lui nel suo rapporto aveva già evidenziato che c'è un risparmio enorme che si potrebbe ottenere proprio su quel punto lì, cioè tagliando per esempio 7.000 società pubbliche che sono in gran parte inutili, su 8.000, e soprattutto questi benedetti enti. Quindi io sarei interessato di sapere. Mario Giordano, lei cosa ne pensa? Che abbiamo avuto più rapporti noi che Ilona Staller, ma con i rapporti non siamo riusciti a fare nulla. Perché sempre benvenute queste. Dei rapporti, ma poi non si riesce a tagliare effettivamente. Io penso che in queste ore, in questi giorni, si stia prorogando per la, credo, 36esima volta l'EIPLI, l'ente per l'irrigazione della Puglia e della Basilicata, che è stato dichiarato da rottamare, da abolire, da liquidare nel 1979 ed è continuamente prorogato anno dopo anno. Questo per dare l'idea quanto è difficile rottamare, liquidare e ridurre veramente gli enti inutili. Carlo Cottarelli, è soddisfatto dell'opera di spending review del governo Renzi? Ma dunque, bisogna vedere innanzitutto cosa ci sarà nella legge di stabilità. Quello che abbiamo visto finora è che nella legge di stabilità per il 2015 c'erano dei tagli e che poi, notizia positiva, c'è stata l'approvazione della legge sulla riforma della pubblica amministrazione, che potenzialmente consente di fare diverse delle cose di cui state parlando. Ma bisogna vedere quanto ci sarà nella legge di stabilità quest'anno, per il 2016. Giordano può dialogare con Cottarelli e poi Rizzo. Potenzialmente. Prego Giordano, parli con Cottarelli. Potenzialmente, perché la legge sulla pubblica amministrazione promette ancora una volta di fare alcune cose che sentiamo dire da anni e che forse, come lei stesso ha indicato nel suo dossier, nel suo libro, che è chiarissimo, invece forse occorrerebbe fare anche con una certa urgenza e una certa rapidità. Sì, dunque la legge che è stata approvata è una legge delega, quindi richiede decreti legislativi per l'implementazione. Quando noi abbiamo visto, noi come Fondo Monetario, abbiamo visto il ministro Madia qualche mese fa, prima dell'estate, ci hanno detto che una volta approvata la legge i decreti legislativi potevano arrivare nel giro di un paio di mesi, due o tre mesi.
Quindi io penso che prima della fine dell'anno dovranno essere emanati questi decreti e vedremo in che misura questi influenzeranno la spesa già nel breve periodo. Sergio Rizzo, però perlomeno adesso lo strumento c'è, prima non c'era. Sergio Rizzo, Carlo Cottarelli è lontano dall'Italia da tanto tempo, sì. Gli racconta com'è finito con le province? Beh, leggo le province, è finito che hanno fatto finta, cioè hanno tolto i consigli provinciali, però poi in realtà le funzioni sono rimaste più o meno quelle che erano e le spese quelle, addirittura quelle che erano. Tant'è vero che addirittura le province, per far fronte ai maggiori spese, hanno dovuto aumentare maggiori spese, al fatto che non sono morte, non sono state cancellate, hanno dovuto aumentare le tasse, le RC auto famose, no? Mario Giordano vuole raccontare a Cottarelli com'è finita con le auto blu. Le auto blu, abbiamo avuto un esempio l'altro giorno a Catania, ce n'erano 48 con il ministro dell'interno, e quindi non si riesce a intervenire al di là delle conferenze stampa con i pesciolini rossi, non si riesce a intervenire su quello, non si riesce a intervenire sugli aerei blu, non si riesce a intervenire sulle province, non si riesce a intervenire sugli enti inutili, e quindi le leggi delega alla fine, secondo me, dopo, ripeto, perché dopo Cottarelli ci sono degli altri commissari, due addirittura, perché per sostituirlo ci hanno dovuto mettere due persone, però alla fine continuiamo a nominare commissari e a non fare le cose. Cottarelli, province e auto blu sono due casi che ci devono spaventare o in ogni caso due passi avanti? Ma dunque, la legge delle province è stata secondo me una cosa che doveva essere fatta, perlomeno ci siamo risparmiati i 100-150 milioni del 2014 che servivano per le elezioni delle province. Sulle auto blu bisogna vedere che cosa sta succedendo effettivamente. Il decreto del Presidente del Consiglio che è stato approvato a dicembre, appunto è stato approvato, le mie informazioni che ricevo tramite il Ministero mi dicono che si sta attuando. Bisognerebbe vedere i dati ufficiali, il censimento sulle auto blu purtroppo non è stato tenuto aggiornato negli ultimi mesi, non so perché, ma si ferma, o meglio, si ferma al dicembre del 2014 e poi è indicato sul sito relativo che c'è un nuovo censimento che è in via di preparazione. Ecco, io spero che il censimento sia completato rapidamente in modo tale di poter vedere cosa sta effettivamente succedendo, perché dire che in un certo punto, in una certa occasione c'erano 48 auto blu può essere significativo, ma finché non abbiamo il quadro complessivo non si può dire come sta andando. Fossero tutte quelle in possesso del governo, tutte là. E guardate cosa ha detto Matteo Renzi a Luce Annunziata domenica. Ci saranno con questa legge di stabilità, con il collegato alla stabilità, 1000 poltrone tagliate. 1000. C'è un numero, lei potrà fare l'elenco e dire perché, come, quando e in quali istituti. Però non ci saranno tagli alla sanità. Mario Giordano. Pronto? Ah no, scusi, il taglio alla sanità, in realtà i tagli alla sanità ci sono, perché siamo, come dire, è vero che il fondo del sanitario aumenta di un miliardo, da 110 a 111, però è vero anche che saranno tagliate 208 prestazioni, perché le spese sanitarie aumenteranno per quanto riguarda i contratti del personale della sanità, quindi i denari a disposizione dei cittadini diminuiranno. Quindi non è vero che non si faranno tagli sulla sanità, e anche qui dire tagli delle poltrone, ci saranno 1000 in meno, anche in questo caso l'abbiamo sentito decine di volte, Cottarelli l'ha denunciato apertamente, le 10.000 municipalizzate con le 80.000 poltrone eccetera, ripeto, se in questi giorni si rinnoverà per la 35esima, 36esima volte l'EIPLI, l'ente inutile che fra l'altro, come Cottarelli sa, ha moltiplicato, ce ne sono 5 o 6 enti che si occupano dell'acqua, sarà la dimostrazione che non basta andare in televisione per ridurre le poltrone, bisogna farlo. Per giudizio, io da parte mia prendo l'impegno di contarle una per una queste poltrone che verranno tagliate. Io non vorrei che finisse come con Calderoli, che un giorno se ne uscì dicendo che hanno tagliato 50.000 poltrone, no? Pubblicamente, poi si scoprì che non si era tagliato un bel niente. Allora, tagliare le poltrone significa innanzitutto tagliare le società inutili. Ce ne sono in Italia migliaia, non si capisce perché il governo Renzi, anziché fare promesse, non faccia delle cose concrete. Le società si possono liquidare, le società inutili. Carlo Cottarelli, le chiedo anche di
di confermare con noi i dati che oggi avete dato voi del Fondo Monetario, perché cartello 50, le cose dal vostro punto di vista in Italia sembrano andare meglio, perché abbiamo una crescita per quest'anno e per quest'altro anno rivista al rialzo, più o meno coincide con le stime del governo, meno quella di quest'altro anno. Vediamo il cartello, ecco, il governo dice quest'altro anno 1,3, 1,6, e voi dite 1,3, ma più o meno stiamo là. Cottarelli. Sì, la previsione del Fondo Monetario sulla crescita di quest'anno è stata rivista a rialzo, come lei ha detto, e quello che è significativo è che quella invece per il mondo è stata rivista a ribasso, quindi in qualche modo ci si muove contro tendenza. Per il 2016 c'è una differenza più forte, però bisogna tener conto che nel quadro previsivo del Fondo si assume per il 2016 una politica di bilancio più restrittiva di quella che il governo ha annunciato con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. La preoccupa che il deficit sia maggiore di quello che ci eravamo impegnati ad avere? Io credo che in un anno in cui la crescita prevista sia intorno all'1,5%, una riduzione del deficit di circa mezzo punto percentuale, dal 2,6 al 2,2, sia più o meno quello che ragionevolmente un economista si può aspettare. Quindi grazie. Credo che grazie mi sembra a Carlo un obiettivo Cottarelli. Che consente di ridurre il deficit e di ridurre il rapporto di debito. Grazie a Carlo Cottarelli, buon lavoro, temo che stia per cadere il satellite, quindi facciamo in tempo a salutarlo. Grazie anche a Mario Giordano e a Sergio Rizzo, grazie. Vi presento Paco Lanciano, benvenuto di martedì. Buonasera. Allora, astrofisico Paco Lanciano, da tanti anni autore insieme a Piero Angela dei programmi scientifici che tanto successo raccolgono in TV e non solo. Tra poco vi porteremo proprio con Piero Angela a visitare il Foro di Cesare. Vedremo delle immagini eccezionali. Quali sono, Lanciano? Ma dunque, abbiamo pensato a un modo nuovo di visitare i siti archeologici e tutto nasce da questa osservazione. Se un archeologo va in un posto come il Foro Romano, vede con la sua conoscenza, vede i capitelli a terra, i marmi, e immagina templi, basiliche, tribunali. Se io e lei andiamo al Foro Romano e vediamo i capitelli a terra, tutto questo non lo riusciamo a capire. E allora abbiamo studiato un sistema per fare un'immersione dentro questi luoghi autentici con l'aiuto della tecnologia, che ricostruisce quello che l'archeologo vede, per farlo vedere a tutti, per far vivere a tutti un'esperienza di comprensione di questi luoghi. Un viaggio quindi reale e fantastico. Pochi minuti di pubblicità e andiamo al Foro Romano. Grazie Paco Lanciano. Eccoci qua, buonasera Piero Angela. Buonasera. Grazie per aver accettato di farci da guida. Bene, qui entriamo quindi dove subito siamo? In questo passaggio sotterraneo che ci porterà direttamente al Foro di Cesare. Qui noi stiamo camminando proprio sotto il viale dei Fori Imperiali. Qui sopra, un tempo, esisteva un intero quartiere, era chiamato il quartiere medievale, dove esistevano case, palazzi, anche chiese, e che venne completamente demolito per ritrovare con gli scavi il cuore dell'antica Roma imperiale. Questo durante il fascismo? Durante il fascismo, sì, negli anni 30. Qui noi stiamo praticamente camminando a livello del Foro di Traiano. Si sono stati scoperti anche referti, pezzi di colonne, e la gente qui aveva le cantine. Ah. La cosa interessante è che tutte queste demolizioni sono avvenute espropriando tutti questi signori. Punto e basta, si fanno gli scarpe, tipico dell'epoca. E hanno cominciato a demolire. Ora, noi abbiamo un filmato dell'Istituto Luce dell'epoca che ci mostra
in modo molto interessante come è avvenuto questa demolizione. Piero, ma le possiamo vedere sul muro addirittura? Esattamente. Ecco, qui vediamo l'antico quartiere medievale che esisteva al posto dei fori imperiali. Qui siamo dunque agli inizi degli anni 30 e un esercito di 1500 muratori manovali e operai venne mobilitato per un'operazione veramente senza precedenti, cioè radere al suolo questo intero quartiere, portare via 300.000 metri cubi di macerie in tempi rapidi, non solo, ma poi scavare in profondità tutta l'area per raggiungere il livello dell'antica Roma. Qui vediamo questi uomini all'opera e la cosa importante da dire è che all'epoca non c'erano bulldozer o scavatrici o macchine per il movimento terra, quindi tutto veniva fatto a mano con le carriole, con i picconi. E guarda come si procedeva per demolire le case, si agganciavano delle funi ai muri e poi si tirava tutti insieme. Naturalmente per gli archeologi è stato un momento di grande emozione perché finalmente si poteva scavare in quello che era stato veramente il cuore della Roma imperiale. Finalmente sbuchiamo al Foro di Cesare. Sì, qui naturalmente tutto è crollato, è stato depredato il foro. Immagino, certo. Però con le luci, vedrai, riusciremo a ricostruire abbastanza, a restaurare, per così dire, con le luci questo luogo. Cos'è quella costruzione? Questa, gli archeologi l'hanno chiamata la Basilica Argentaria. In realtà non è la basilica nel senso che noi intendiamo, è un luogo in cui avvenivano tutte altre cose. Ad esempio? Andiamo a vedere. Qui c'erano degli uffici amministrativi, ma anche dei piccoli banchieri. Lo si è scoperto attraverso anche lo studio un po' di questo luogo. Qui vediamo quelli che erano il bancone, per così dire, di questi banchieri, che prestavano soldi, amministravano dei piccoli patrimoni e cambiavano anche le monete. Questa era una specie anche di cambio valute. Noi abbiamo ricostruito questo sito ed ecco come poteva apparire nella realtà. Ecco, qui vedi che ci sono le bilance dei bilancini che servivano a questi piccoli banchieri anche per verificare le monete, perché già allora c'erano dei falsari, specialmente le monete d'oro. E qui vediamo un molario, come veniva chiamato, che sta proprio verificando l'autenticità delle monete. Presumibilmente vestiti così. Beh, questo è un po' di fantasia, prima di dirlo. E alle volte facevano tintinnare le monete sul banco. Ma si è scoperta anche un'altra cosa. Osservando bene questa parete, si sono scoperti degli graffiti d'epoca. Ah. E qui vediamo degli alfabeti che venivano scritti, e guarda questa cosa molto interessante. Noi vediamo solitamente le scritte romane in carattere stampatello, certo, capitale, ma la A, per esempio, in corsivo si scriveva in questo modo, la R in questo modo. I romani avevano il corsivo, e guarda questa frase che sembra illeggibile. Ebbene, questi sono i due primi versi dell'Eneide, e quindi si presume che qui si trovasse una scuola. Una ed scuola è qua dentro? Sì, è Arma virunque cano, Troie qui primus aboris. Questo l'abbiamo studiato tutti con l'Eneide di Virgilio. E si è trovata anche la frase iniziale del suo epitafio, quando dice Mantua me genuit. Mantova mi generò. E qui si vede addirittura uno sgabello pieghevole, di tipo di quelli che esistevano anche a Pompeie, che probabilmente era il maestro che vi stava spiegando al falegname come farlo. Ma era importante la scuola per i romani? La scuola per i romani era molto importante. I ragazzi andavano molto a scuola, non c'era un analfabetismo galoppante come si potrebbe ritenere. Qui vediamo proprio un bassorilievo con il ragazzino che arriva col suo panierino, il maestro,
e naturalmente si scriveva sulle tavole con lo stilo, su queste tavolette di cera, che aveva una spatola in testa per poter poi spalmare meglio la cera e ricominciare da capo. Mentre invece era proprio i testi, come le matite con la gomma cancellata. Esatto, invece i testi venivano su papiri. E c'erano delle punizioni corporali all'epoca, qui quasi sembra che il maestro sia un po' severo con questo alunno. Qui c'è una cosa commovente, è stata ritrovata una lapide dedicata a un maestro che evidentemente era molto amato. I maestri spesso erano ex schiavi, spesso dei greci, e qui la lapide è dedicata dai suoi alunni, una stele funeraria, quindi un maestro molto amato. Cioè degli schiavi letterati che venivano poi esattamente, perché utilizzati schiavi, dai romani. Alle volte erano semplici manovali, operai, gente del popolo, alle volte erano intellettuali. E qui poi era tutto pieno di graffiti, guarda quanti graffiti c'erano, alcuni un po' come a Pompei e alcuni anche, diciamo, non referibili. Un po' forti. E questa zona poi crollò. Abbiamo proprio le tracce del crollo che è avvenuto a un certo punto quando tutto cade qui in rovina. Bellissimo, bravo. Però queste splendide colonne sono le uniche rimaste. Sì, sono piedi. Le uniche rimaste, si sono salvate per una ragione molto particolare, perché sono crollate, ma sono andate a finire sottoterra e quindi sono sfuggite ai predatori, perché qui era diventata una specie di campo di raccolta di marmi perché servivano molto per le costruzioni, ma pensa che anche le statue, ed erano tantissime qui, sono state usate per fare calcini. Mamma mia, e quindi, in tutte le epoche queste immagini. Qui la cosa bella da vedere queste colonne è quello che è rimasto del soffitto. Sono pezzi enormi di marmi che pesano tonnellate, che venivano alzati con sistemi molto intelligenti di carrucole. I romani erano eccellenti ingegneri e costruttori. Adesso però andiamo alla parte centrale, alla grande piazza del foro. La vera vita del foro. Prima che Cesare facesse il foro, cosa c'era qui? E beh, qui curiosamente anche allora c'era già un quartiere abitato. Ah, quindi anche lui ha espropriato. Ha espropriato, ma Cesare ha dovuto pagare un sacco di soldi per gli espropri e anche per la costruzione del foro. Si calcola che il costo fu di 1 milione di monete d'oro, che più o meno corrisponderebbero a 300 milioni di euro attuali, quindi una somma enorme. E qui si vedono dietro questo colonnato le botteghe dove la gente veniva a fare gli affari, per contare gli uffici, e ci sono delle cose curiose da osservare, intanto che i romani erano molto razionali e che avevano predisposto per tutte queste persone delle grandi toilette. Servizi. Noi vediamo qui un'immagine e anche la ricostruzione che abbiamo fatto. Un'altra cosa interessante da osservare in questo edificio, almeno di quello che è rimasto, è la cosiddetta piazza Banda. E i romani, che avevano, se non inventato, poi utilizzato in modo molto creativo l'arco, poi inventarono la piatta banda, cioè l'arco piatto. Ecco, diciamo, questo è l'arco tradizionale. I mattoni venivano disposti invece in modo orizzontale, ma ottenendo lo stesso effetto, la stessa portanza che si poteva avere con l'arco, quindi è un'invenzione molto importante. Noi oggi vediamo soltanto delle rovine che abbiamo qui rovinato, delle pietre, dei marmi sparsi, ma guarda come si presentava il foro all'epoca, di quali dimensioni era. Una piazza immensa, mi immagino quindi anche che lavoro per costruirla, per fare gli espropri, deve essere stato un lavoro memorabile. Se ne è occupato, pensa, Cicerone, che era un grande avvocato, all'epoca ha saputo manovrare bene per mandare via tutti questi abitanti. E in mezzo c'è una statua, immagino, di Cesare. Sì, e Cesare si è fatto costruire
una grande statua a cavallo in bronzo dorato, analoga a quella di Alessandro Magno, che era il suo grande modello di condottiero. E sullo sfondo qui vediamo si trovava il grande tempio, un tempio dedicato a Venere, che vediamo qui ricostruito naturalmente virtualmente. E qui si onorava la grande statua di Venere genitrice. Un'opera, immagino, di altissima qualità. Di altissima qualità. Va anche detto che c'era una ragione per dedicare a Venere questo tempio, perché Cesare si riteneva o diceva di essere discendente da una divinità, cioè da Venere, attraverso Anchise e Enea. E questo puoi immaginare. Per creare consenso. Per creare consenso, perché in fondo questo era un personaggio di origine divina. Ma quando è stato costruito il foro? Il foro, c'è una data precisa della sua inaugurazione, che nel 46 a.C. sappiamo anche che era il mese di settembre. E abbiamo una documentazione straordinaria di quell'evento attraverso un grande pittore del Rinascimento, Andrea Mantegna. Mantegna fece una serie di grandi tele per la corte dei Gonzaga a Mantova, 9 addirittura enormi tele, in cui ricostruì il corteo trionfale di Cesare il giorno dell'inaugurazione. Documentandosi. Lui si documentò in tutti i testi dell'epoca di Plutonio, Svetonio, e non solo, ma studiò anche i bassorilievi e ricostruì in modo molto fedele, per quanto possibile, questo corteo. Ora lo vediamo. Allora, questo sarebbe il grande corteo per l'inaugurazione del foro? Sì, vediamo qui entrare i suonatori di tromba e portatori di insegne. E c'è una curiosità, pensa che venivano esposti anche dei dipinti che raffiguravano le città conquistate. E poi naturalmente c'erano oggetti preziosi, coppe, vasi d'argento e recipienti pieni di oro. Nel corteo c'erano anche degli elefanti con delle collane di fiori, con i fili di perle, pennacchi. E poi c'erano i prigionieri che si avviavano al loro destino di schiavi, che tra l'altro rappresentavano una merce importante, perché costavano gli schiavi, si vendevano a buon prezzo. E alla fine del corteo, proprio finalmente, Giulio Cesare sul carro trionfale trainato da un cavallo bianco. E c'è una persona che gli tiene una corona d'alloro sopra la testa. Sì, e questo personaggio doveva ripetergli in continuazione: hominem te memento, ricordati che sei solo un uomo. Non è servito un granché questo memento. No, non era una raccomandazione che Cesare ha seguito alla lettera. Piero, perché si chiama la città eterna? Beh, non lo so, ma si dice che è una città che è stata, forse più di tante altre, abitata sin dai tempi lontanissimi. E qui noi siamo proprio nel cuore dell'antichissima Roma, perché proprio qui, dove si trova il foro di Cesare, si sono trovati i primi insediamenti dei pastori che erano sui colli, perché qui siamo ai piedi dei sette colli, sono scesi qui e hanno costruito le prime capanne. I tempi di Romolo e proprio. Beh, sì, ancora molto prima. Ah. E qui si sono trovate le più antiche tombe di 3.000 anni fa. E pensa, si è scoperto che gli uomini venivano cremati, le donne inumate e i bambini sepolti sotto le capanne. Ora dove andiamo? Ma adesso andiamo nella parte finale. Noi abbiamo compresso molto il percorso, che è molto più lungo naturalmente, ma andiamo nella parte finale dove si trova il Senato, che è un edificio che esiste ancora. Cioè, all'epoca ancora c'era il Senato. All'epoca c'era ancora il Senato, ma non c'era la Camera, c'era un sistema bicamerale. E lì la costruzione del Senato è stata fatta proprio quasi come un appendice del foro di Cesare, a dimostrare quasi il potere che Cesare estendeva anche sui senatori. Andiamo a vedere. Allora, questa è la curia? Questa è la curia nella versione ultima, quella di Diocleziano, cioè del IV secolo. Ma qua siamo in mezzo a tutte rovine, come mai rimane in piedi solo la curia? Ma la curia è rimasta in piedi per una ragione molto precisa, perché nell'anno 630 fu trasformata in una chiesa, la chiesa di Sant'Adriano, e quindi
un senato si poteva demolire, ma una chiesa, chiesa no. E quindi è rimasta in piedi. Poi pensa che 1000 anni dopo, nel 600, è stata decorata in stile barocco e ne abbiamo addirittura una fotografia. Eccola qui. E naturalmente nei lavori di scavo che vennero fatti negli anni 30 questo arredo religioso venne tolto e ripristinato il senato come era all'epoca di Diocleziano. Se vuoi possiamo immaginare di sfondare la parete e vedere un po' come era all'interno. Ecco come si presenta oggi, dopo molti secoli di restauro che l'hanno riportata a quello che era i tempi di Diocleziano. Era un edificio, ed è ancora, con un soffitto altissimo. Queste dimensioni monumentali dovevano dare solennità al luogo in cui si riunivano i senatori per prendere decisioni importanti per la vita di Roma. E qui vediamo una cosa terribile, un incendio che avvenne nel 283 d.C. E la Curia a quell'epoca, come molti monumenti a Roma, subì questi incendi che si verificavano a causa dei tanti fornelli accesi a Roma e fu del resto questa la causa del grande incendio all'epoca di Nerone. Qui dicevo siamo nel 283 d.C., fu un momento terribile. Ma si può rivedere proprio la Curia come era quando si riunivano i senatori? In base ai dati storici e archeologici si può immaginare una possibile ricostruzione. Intanto va detto che il bellissimo pavimento in marmo lavorato, che oggi si vede ancora, è proprio uguale a quello dell'epoca ed è stato ricostruito in base a dei resti ritrovati. A terra si vedono i famosi larghi gradini in marmo bianco dove si riunivano gli scranni dei 300 senatori. Questo era il Senato, ma Cesare non fu ucciso qui, giusto? Cesare non fu ucciso qui perché il Senato non era ancora pronto all'epoca e la sede provvisoria del Senato si trovava a Piazza Argentina. Quella che ora è Piazza Argentina. Esatto, sì, da è lì che avvenne l'uccisione di Cesare. E come successe? Beh, sappiamo che erano le idi di marzo, cioè la metà di marzo, e Cesare si recò al Senato prendendo posto al suo seggio e gli si fecero subito intorno dei congiurati, fingendo di dovergli consegnare delle richieste, delle suppliche, nascondendo le armi. E improvvisamente partì da prima pugnalata. Fu Publio Servilio Longo a colpirlo per primo. Lo colpì al collo, ma non in modo mortale. Cesare cercò di difendersi, ma da ogni parte cominciarono a piovere le coltellate. L'aggressione avvenne tra lo sbigottimento generale e avvenne così rapidamente che nessuno ebbe il tempo di reagire o di intervenire. Cesare cadde ai piedi della statua del suo grande rivale, il suo grande nemico Pompeo, e morì trafitto da 23 pugnalate. Aveva 56 anni. Il suo corpo fu portato al Foro Romano, poco distante da qui, fu adagiato su una immensa pira e dopo gli ultimi addii venne acceso un fuoco che rimase poi acceso per 2 giorni e 2 notti e le ceneri di Cesare si dispersero nel foro. Scusa Piero, dici il Foro Romano, ma perché noi non stiamo al Foro Romano? Noi siamo nel Foro di Cesare, c'erano molti fori. Il Foro Romano è il più antico, di età repubblicana. Poi ci sono 5 fori imperiali che all'epoca erano tutti collegati, quindi era un sistema straordinario. Perché ognuno si faceva il suo, diciamo. Ognuno si faceva. Cesare è stato il primo a farlo, poi Augusto, poi il Foro della Pace, il Foro di Nerva e l'ultimo di Traiano, che era una cosa spettacolare. E dove fu bruciato il corpo di Cesare? A poca distanza di qua, a 100 metri, nel Foro Romano, che era quello di età repubblicana. E dopo Cesare arriva Augusto. E dopo Cesare arriva il figlio adottivo di Cesare, che è Augusto, che diventa imperatore. E da allora Roma per 5 secoli ebbe soltanto imperatori. Piero, io ti ringrazio tantissimo di averci fatto da grazie splendida a guida a noi e ai telespettatori di La 7. Grazie davvero. Buonanotte.
E voilà, siamo tornati in studio così al volo. No, ovviamente era registrata. Ma vi prego di mantenere quel clima di attenzione, in qualche modo di intensità, perché vado a presentarvi un altro esimio collega. Corrado Augias, benvenuto. Buonasera e benvenuto di martedì. Le ultime 18 ore di Gesù per Einaudi è l'ultimo libro di Corrado Augias, ne parliamo e non è, ecco, forse inquadrato, eccolo qua, le ultime 18 ore di Gesù, perfetto. Però è un libro interessante che attraversa, come spesso lei ha fatto, le vicende anche religiose, spirituali, della cultura storica del nostro vivere. E per questo io però parto da un'altra cosa. Lei ha visto... Lei è libero. Ha visto il coming out del Monsignore. Sì. Il dichiararsi gay di un Monsignore che ha detto io ho un compagno, la Chiesa ci deve pensare, questo non può rimuovere questo dato di fatto. Che impressione l'ha fatto? È una provocazione. Come sempre, come spesso accade, le provocazioni suscitano polemiche, dibattiti... E poi vanno a finire da qualche parte, vedremo dove va a finire. Lei questa dice, per il momento non lo sappiamo. Non è una provocazione, è un termine che lascia intendere che c'è un ragionamento dietro, forse. Certo, ma difatti il momento scelto è chiaramente studiato. Perché alla vigilia del sinodo. Ora ne parleremo con un simpaticissimo monsignore che ci parlerà di questo, del sinodo. Però è stata vissuta per molti come un'esplosione invece di umanità. Basta, io lo devo dire, io amo un uomo, questo è il mio compagno, la Chiesa non può chiudere gli occhi. Lei dice invece, valutiamola con occhio giornalistico. Floris, lei non è nato ieri come dimostra ogni settimana, quindi è chiaro che la scelta del momento, che è proprio alla vigilia di quando si riunisce il sinodo sulla famiglia, che però deve discutere anche quei problemi lì, è scelto tatticamente. Che poi ci sia sotto anche una spinta umana per sollevare un problema che sicuramente esiste, come no? Certo, anche. Scelto tatticamente, quando c'è una figura così dirompente, così carismatica come quella di Papa Francesco, uno pensa o è a favore o è contro di lui questa scelta. Lei che idea si è fatta? Guardi, il sinodo è diviso, come lei sa meglio di me, e quindi Papa Francesco sicuramente vorrebbe fare delle innovazioni, l'ha detto, l'ha lasciato intendere, però deve essere molto cauto, perché è già circondato da molti nemici, non può rischiare di farsene ancora. Dunque, le innovazioni dottrinali, se ci saranno, saranno millimetriche. E questo è come se qualcuno gli avesse detto, guardate dove vuole arrivare, o no? No. Questo è troppo. No, questo non può darsi che sia, ma non credo. Ci torniamo, Corrado Augias, se lei è d'accordo. Però veniamo al suo ultimo libro. Allora, cosa è successo nelle ultime 18 ore di Gesù? Beh, il titolo dice una cosa alla quale raramente si pensa, che raramente viene detta, che cioè dal momento dell'arresto al momento della morte passano per l'appunto 18 ore, perché siamo nel mese di Nissan, primavera, la Pasqua, l'arresto avviene con la notte caduta, arrivano con le torce accese, la morte è alle 3 del pomeriggio del venerdì, quell'arresto la sera del giovedì. Questo vuol dire, tra l'altro, che tutti i fatti che ben conosciamo si svolgono durante la notte. Raramente o mai si pensa a questo. Tutto il processo, Pilato, Erode, ripilato, la fustigazione, cioè, tutto durante la notte, perché la sentenza di morte è emessa all'alba. Lei ne parla come se fossero cose successe davvero. Abbiamo una cronaca, è un fatto storico, è un fatto di fede? Che un profeta sia stato giustiziato a Gerusalemme in quegli anni è sicuro. Su questa sicurezza di base poi è stata costruita una poderosa religione, quello è tutto un altro discorso. Io nel libro, che è anche in gran parte romanzo, racconto la cosa dal punto di vista storico, ponendomi, lei che è appassionato di politica, ponendomi in primo luogo dalla parte di un paese, come era la Giudea allora, occupato militarmente da un esercito brutale, quali erano i romani,
con un disprezzo reciproco che animava romani verso giudei e viceversa, e con questo profeta che va come un pazzo a sfidare entrambi questi poteri. Perché entrambi? Lui cosa fa di così rivoluzionario e dirompente? Beh, con le altre autorità del Tempio fa quello che sappiamo. Lui è un ebreo, muore da ebreo, questo lo dice anche il Concilio Vaticano II, però vuole rinnovare profondamente la dottrina. Si può immaginare che gli altri sacerdoti vedessero con favore un tale individuo. Se io e lei andassimo prima di Bergoglio, diciamo Ratzinger, a San Pietro e cominciassimo a rovesciare i banchi dicendo basta questo mercimonio, che ci succederebbe? Non ci crocifiggono, ma sicuramente ci arrivano. Qualcuno lo chiamano, sì. Qualcuno lo chiamano. Lei c'entra molta della sua riflessione sul discorso delle beatitudini. Non ho capito. Lei c'entra molta della sua riflessione sul discorso delle beatitudini. Ci ricorda qual era e perché è così importante? Beh, il discorso della montagna o delle beatitudini è quello in cui Gesù espone la sua dottrina, il suo punto di vista, che è centrato sulla misericordia. Non a caso, e qui la riporto io all'attualità, Bergoglio, aprendo questo sinodo, ha ripetuto 3 o 4 volte: attenzione, questo non è un congresso di partito, questa è una riunione pastorale, sinodale, e la misericordia deve essere la parola che ci guida. Ecco, Gesù, in quel discorso della montagna o delle beatitudini, sarebbe: beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio, beati voi che ora avete fame perché sarete saziati. Quello si rivolge agli ultimi, diciamo. Certo, lui lo fa sempre. Non solo gli ultimi, ma veda Floris, se guardiamo la traduzione greca della Bibbia, la famosa traduzione dei 70, sa gli ultimi come sono indicati in greco? Ptokoi, ptokos, ptokoi al plurale, non sono i poveri, sono i miserabili, proprio la feccia della terra. Una cosa. Senta, e lei si chiede perché lo condannano a morte. Scusi, ma la risposta ci si mette da solo nella tenaglia. Ma la colpa di chi è? Dei romani? Perché leggendo i Vangeli, insomma, molta si lascia intendere che grossa della responsabilità sia del problema del popolo ebraico, no? C'è una frase nel Vangelo di Matteo, sulla quale nel libro ho dedicato alcuni casi, che lo stesso Papa Ratzinger scrive nel libro L'infanzia di Gesù. Questa frase non è sicuramente attribuibile alla storia. Quale frase è? È la frase alla domanda di Pilato: devo condannare un innocente? La risposta: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Una frase terribile dalla quale è derivato quello, sì, che sappiamo. Perché Matteo mette in bocca a tutto il popolo, dice tutto il popolo? Perché lui voleva scaricare ogni colpa da Pilato per rendersi gradito ai lettori romani, diciamo, e addossarla tutta sul popolo ebraico. Cioè c'è un intento politico. Lei però parla del Vangelo come di un romanzo che cerca un pubblico. Sì, sì, sicuramente. Matteo è un testo scritto dopo il 70 ed è sicuramente, si vuole rendere gradito ai romani. Ma è una cronaca di qualcuno che ha visto succedere queste cose o è un riassunto di quello come che si dice? Come lei sa, la tesi storiografica, una delle tesi storiografiche che a me che prediligo è che nessuno degli autori del Vangelo è testimone diretto dei fatti, tantomeno Giovanni, il cui testo è attribuibile alla fine del primo inizio secondo secolo. Ma lei è credente? No, sono ateo. Però sono profondamente innamorato di Gesù. Senta, lei stessa ha portato più volte il discorso sulla figura attuale di Papa Francesco, no? È una cosa che viene quasi spontanea, perché in fondo è stato dirompente per il mondo della Chiesa, come almeno noi di questa generazione, delle generazioni immediatamente precedenti, l'abbiamo conosciuto. È una persona che ha completamente cambiato il verso, si direbbe in politica, al mondo della Chiesa. Qual è, dal suo punto di vista, il ruolo politico di Papa Francesco? Se individuiamo quello di Gesù, si può individuare anche quello di Francesco. Lui ha due linee, due capitoli. Il primo è quello sociale.
e lì non c'è da dire niente perché è dichiarato, esplicito, ripetuto continuamente. L'altro invece è quello dottrinale, il piano sul mentre sul primo lui è lanciatissimo, sul secondo, come dicevamo prima, è molto cauto. È molto cauto perché sa di incontrare lì delle resistenze molto forti. C'è un libro di un vaticanista uscito qualche mese fa che è titolo Francesco tra i lupi. Dal punto di vista dottrinale lui è tra i lupi. Perché si muove a spizzico, fa piccole cose perché piccole sa cose che queste gli possono costare parecchio. Che poi magari politicamente, visto che lei vuole l'aspetto, che poi magari da smentire, non dico sono stato mal interpretato come diceva quello perché è troppo volgare, ma... Insomma, da fare qualche passo crea un piccolo spazio nel cui qualcuno magari in futuro si potrà... Però non vogliamo troppo alto la porta in basso, guardi il Senato. Se posso, è così! Senatrice, invitiamo all'ordine senatore Barani. Molte forze di opposizione stanno votando favorevolmente. Vi ricordo che il 40% del GAL sta votando questa riforma. Sono una decina. Prego, di... Prego, commesso intervenire. Questa è la vaselina della buona scuola. Mettetela a bilancio dello Stato italiano e datelo a ogni professore. Allora, Augias, questo è il Senato. È sempre stato così? No, ma... No, guardi, uno di quegli sventurati là, quello che è stato immobilizzato in quel gesto osceno, ha detto queste testuali parole. Io non c'entro una mazza con la volgarità, sì. Lei si rende conto? L'ho letto anch'io. Cioè, quella vecchia figura retorica che lei, come me, ha studiato al liceo, la contradictio in terminis, lui l'ha esemplificata. No, quella è l'immagine dell'Italia più degradata, purtroppo, ma non vale la pena. Forse. Lei si fida di una riforma fatta da quel Parlamento? Io credo che l'Italia abbia bisogno di una riforma. Di una riforma anche che abolisca il bicameralismo perfetto. Ci ho sempre creduto... Il mio giornale l'ha scritto per anni. Quindi questa è l'occasione, diciamo. Intanto un passo avanti sarà nell'ottica che diceva Di Francesco, un piccolo passo che allarga qualcosa. Sì, insomma. Certo, sarebbe meglio se ci fosse Piero Calamandrei, Luigi Einaudi... Invece guardi chi c'è che sorregge questa riforma. Vediamo Verdini. La maggioranza, sai, è come il vento... che rischia di finire in miglia vacca, quando Gotor si sveglia e poi... Senta, ecco. Floris, nei miei tardi anni io sto cercando di... Certo, seguo quelle cose perché sono un cittadino, ma sto cercando di tenermi, come vede... Lontano da qui. Perché mi fa vedere queste cose? Glielo faccio... Per vedere se pensa una cosa. Secondo me ci sono due aspetti di questa canzoncina di Verdini. Il primo è che parla di piccole camarille, non la corrente, i nomi dei singoli parlamentari. La seconda, c'è un narcisismo forte, no? Che viene anche riconosciuto dalla telecamera. Cioè un uomo che si mette a cantare una canzoncina e farsi sentire... Questo è un tratto di solo quella persona o è un tratto di una classe dirigente che ci sta governando? È lo specchio di un paese il cui livello di acculturazione media è troppo basso. Questo è. Quella gente là... Quei senatori sono né più né meno, rispecchiano né più né meno... Ahimè, una parte non piccola del popolo italiano. Caro Floris, la vogliamo guardare in faccia il male? È così. Guardi, qualche giorno fa c'è stata una polemica di Umberto Eco sull'uso disinvolto e eccessivo del tu e sulla pratica abolizione del lei. Non si tratta,
una persona anziana dice ma lei è rimasta all'Ottocento, no, si tratta del fatto che tra il lei impone una forma che il tu non implica, il tu affettuoso ovviamente è un'altra cosa, ma il tu immediatamente non implica la forma, ecco, quelli hanno perso le forme. Del rispetto, diciamo. Ho un'ultima domanda per lei, le piace Renzi? Questa è la penultima domanda, se mi permette. Prego, l'ultima la vorrei su Gesù e non, me la e non me la tagli. Si faccia una domanda e si faccia allora, una risposta. Allora, il compenso rispondo con franchezza citare. Alla penultima. Sì. A me Renzi non piace, però lo ritengo necessario in questo momento, perché solo un uomo con le sue caratteristiche di sfondamento poteva riuscire, secondo me, a rompere una crosta di 20 anni di immobilismo. Augias, allora l'ultima domanda gliela faccio volentieri sul libro. Cos'è la cosa più vera che ha scoperto della storia di Gesù in un racconto che è fatto di cose vere, di fantasia, di fede? La cosa più vera che ha scoperto? Che Gesù, lo dirò in poche parole perché è una cosa delicata, che Gesù, trattato come io cerco di fare dal punto di vista storico e dunque con i suoi scatti, le sue insofferenze, la sua a certi momenti ferocia, è un personaggio molto più drammatico, tragico e molto più affascinante di come non lo rappresenta il Gesù coperto dal velo rasserenante della teologia. Non lo leggo. Corrado Augias. Adesso pochi minuti di pubblicità, torna Maurizio Crozza e tanti altri ospiti. Pubblicità. Ancora tanti ospiti, tanti temi da affrontare, parleremo di povertà, parleremo di sanità, verrà ospite Giorgia Meloni, tornerà Mario Giordano, tornerà Francesca Schianchi, Maurizio Lupi, poi avremo un sacerdote molto importante, Don Domenico Pompili, vescovo di Rieti, sul sinodo, sulla famiglia, sulla questione dell'omosessualità e delle unioni civili. Ma prima di tutto abbiamo Maurizio Crozza che, come al solito, la settimana scorsa aveva già capito tutto. Ehi, ciao Giova! Guarda, a me dispiace iniziare una copertina in questo modo, però ho capito una cosa, caro Giova, che vedi, io e te non contiamo una fava, cioè se ti piace di più mazza, non lo so, perché se contassimo qualcosa, vedi Giova, in questi giorni saremmo andati anche noi in America, no? Erano tutti lì, il Papa era in America, Renzi era in America, c'erano tutti in America e c'era anche il grande Marino. Anche Marino era in America e tutti e tre avevano motivi nobilissimi per allontanarsi da Roma, perché il Papa voleva incontrare Obama, Renzi voleva incontrare Clinton e Marino non voleva incontrare i romani. Ecco, hai notato, Giova? No, non so se avete notato, tutte le volte che Marino è via, a Roma scoppia qualche casino. Un mese fa è Casa Monica, ieri è crollato il soffitto nella metropolitana. Secondo me Marino le sa prima certe cose, le sente, sente il pericolo come i cani coi terremoti, sai? Guaisce e fugge. I romani l'hanno capito. Come vedono Marino che prenota un volo da qualche parte, suona l'allarme e si rifugiano tutti in cantina. Comunque, la presenza di Marino in America, Giova, era così gradita che persino il Papa ha dovuto specificare che non l'aveva invitato lui. Ora, fateci caso, perché Papa Francesco è sempre sorridente, no? È sereno, sorridente. Ma non gli nominare Marino, perché se gli nomini Marino gli parte immediatamente la brocca. Io Marino non l'ho invitato, è chiaro. Non me nominate mai Marino che vescomunico. Io, guarda, de Marino non so niente. Marino in America mi è apparso come la Madonna, va bene? Invece,
naturalmente la versione di Marino è diversa, perché per lui il viaggio è stato un successo. A Filadelfia ho imparato un sacco di cose nuove. Voi lo sapete cosa vuol dire la parola americana cycle rack? Vuol dire rastrelliera. Il sindaco di Filadelfia mi ha accolto con grande stima, mi ha anche voluto donare le chiavi della città e indovinate un po'? Le ho perse e ora ci sono tutti gli abitanti di Filadelfia che sono fuori coi coglioni girati. Qualcuno sa come si dice fabbro in americano? Perché io conosco solo cycle rack, che vuol dire rastrelliera. Ora Giova, ieri su Marte hanno scoperto la presenza di acqua salata, no? L'unico modo per scoprire se Marte è abitato e spedirci Marino. Se nessuno si lamenta, vuol dire che non c'è vita. E stai tranquillo. Perché fidati che se anche ci fosse un batterio, sarebbe già lì a chiedere le sue dimissioni. Dunque, chi davvero invece in America ha fatto un figurone è Renzi. Renzi l'ha addirittura intervistato la CNN. Il giornalista gli ha detto che lui è il Tony Blair e il Bill Clinton italiano e lui ha risposto, ve lo giuro, che ha risposto così: dopo la definizione io chiudo la mia carriera, sono felice, vai vai, me ne vado. Ma cazzarola, ma perché non ci abbiamo mai pensato? Era così facile farlo smettere. Giova, ma se basta questo, ve lo dico io, eh? Lo dico io che per me Renzi è un incrocio tra Roosevelt e Lincoln e il generale Custer. Non so bene se lui ha più la testa di Roosevelt o quella di Custer. A occhio direi che ha più quella di Custer. Sì, è più testa di Custer lui. Però io questa settimana l'unico invece che non è riuscito a lasciare l'Italia è Matteo Salvini. Povero Matteo Salvini. Voleva andare in Nigeria, ma gli hanno negato il visto. Che strano. Proprio lui che ha sempre avuto una parola buona sugli africani, no? Salvini, ma di che cazzo ti stupisci? È come se Schettino chiedesse il permesso per andare al Salone Nautico a Genova. È evidente che non glielo danno, non è gradito. E in tutto questo via vai di italiani nel mondo, ridendo e scherzando, sta scoppiando, come si chiama? Ah sì, la terza guerra mondiale in Siria. Sì, 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 sì. Obama e Putin si sono incontrati, ma sono in disaccordo su tutto. Solo su un punto hanno trovato un'intesa. Marino non lo hanno invitato loro. Contro l'ISIS, la Francia ha già mandato i suoi caccia, ma anche la Germania vuole contribuire. Pare che voglia inviare immediatamente 5.000 Volkswagen Golf, sono armi chimiche terribili e tra l'altro in questo periodo gliene avanzano tantissime. Ma scusate, ma perché il nostro governo ha speso dei miliardi per acquistare sti belindi F-35? Bastava comprare qualche Passat? Era fantastico. Il Dieselgate, caro Giova, si sta allargando a macchia d'olio. In Germania non c'è solo la Volkswagen coinvolta, ci sono anche l'Audi, la BMW. Pare che tutte le marche truccassero i dati. E il governo tedesco faceva finta di non vedere. È buffo, eh? Che per anni la Germania è stata contraria a chi voleva uscire dall'euro e poi è uscita lei dall'euro 5, bestiale. Comunque, se adesso fanno una class action contro le case automobilistiche tedesche... ma qui crolla l'economia della Germania. La Merkel va a chiedere un prestito alla Grecia. Avete qualche dracma? Panino con feta. Bene, anche quello. Tate, tate. A me però, scusa Giove, mi fa ridere la polizia in Italia e i carabinieri che hanno appena ordinato 1.000 macchine Seat con i motori Volkswagen fuori legge. Tu pensa d'ora in poi quando ti fermano, no? Buongiorno, favorisca libretto e patente, per cortesia. Facciamo un controllo del palloncino.
invece scendi tu e dici, senta gente, piuttosto scende lei che facciamo il controllo dei fumi. No, la prego, mi lasci andare, tranquillo, vada, riprenda la guida, si beve anche una birra. E chiudo inaspettatamente con Berlusconi, perché oggi è il suo compleanno, spegne 69 candeline. In realtà 70. Sarebbero 79, ma 10 sono passate con Verdini. Diamo il benvenuto a Giorgia Meloni, la Presidente dei Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera. Maurizio Lupi, Presidente dei Deputati NCD. Buonasera. Sono rimasti noi Francesca Schianchi e Mario Buonasera. Giordano, la stampa e direttore del TG4. Iniziamo, parleremo dei ricchi e dei poveri. Iniziamo dai ricchi, Filomena Leone al Salone della Nautica. Ci fa vedere il gommone, eh? Mi deve aiutare, però. Grazie. È un gommone di lusso, sì. Sono 18 metri per 22 tonnellate, 2500 cavalli di potenza. Per un valore? 1,5 milioni di euro, più o meno. Qui troviamo travertino nel bagno, cuoio a terra. Adesso vi mostro, prego. Cabina prua con bagno dedicato. Il massimo del lusso su un gommone può essere la persona facoltosa che ha un maxi yacht e usa il gommone come giocattolo personale. Come va il mercato? L'anno scorso abbiamo fatto il record di tutti i tempi. Pre-crisi facevamo 5 milioni di euro di fatturato, dopo crisi facciamo 12 milioni di euro. Le tasse su questi 12 milioni di euro? Le tasse le paghiamo come pagano tutti gli italiani. Seguiamo il cliente da quando è povero a quando diventa ricco. La fascia più alta, che è superiore ai 64 metri, è 25.000 euro l'anno, che per loro equivale a un pieno di benzina per Capri Ponza. In questa Italia ci rimettono le piccole e medie imprese, che ormai sono diventate povere, mentre le grandi imprese ancora se la cavano bene. Nel senso che riescono ad evadere? Abbastanza. Se scoprisse che un evasore fiscale possiede una barca, uno yacht? E che gli devo dire? Speriamo gliela prenda. E mi tocca pagarle tutte. Sicché sta aspettando di fare un giro su questo yacht o lo yacht è suo? No, sto aspettando di fare un giro. Vediamo, insomma, dai. Sognare non costa adesso, almeno quello. Siamo a 200 metri quadrati sopra e 200 sotto, 10 stanze da letto e 11 bagni, 85 km orari. Si apre la terrazza, si alza tutta la ringhiera intorno, uniformando il pavimento della terrazza a quello della cabina armatore. Quanto costa questo yacht? Un pochino di denaro. Un pochino di denaro, un pochino quanto? Poco. Poco quanto? Beh, una volta si diceva 19 milioni e 8, che cosa sono? Allora erano lire, adesso sono euro. Allora Renzi, il governo Renzi aveva proposto... Grazie per l'augurio. Lo diventerà. Mamma mia, dai. Non Renzi, Presidente del Consiglio. Questo è... Renzi aveva annunciato delle misure contro la povertà. Sì. Le farete con questa manovra? Beh, assolutamente sì, e mi sembra che la prima misura contro la povertà sia ritornare a produrre ricchezza, cioè ritornare a dare lavoro e a permettere a che le imprese tornino ad essere competitive. Senza imprese e senza lavoro la povertà aumenterà, lo ha detto prima anche nel servizio. Mi permetta solo una battuta, il settore della nautica era uno dei settori di eccellenza del nostro paese. È uno dei settori che ha patito di più la crisi dopo la manovra Monti. Faceva 5 miliardi di euro di fatturato e impiegava lavoro a migliaia e migliaia di persone. Poi criminalizzare... Berlusconi ha smesso di comprare barche. No, nel senso che se criminalizziamo un settore che è un'eccellenza, non facciamo del bene né alle imprese né ai lavoratori e neanche ai poveri. Giustissimo. Cosa è successo? Sono andati in Croazia e sono andati in Corsica o sono andati in Francia. Noi dobbiamo combattere la povertà e faremo queste misure. Ma capire che la povertà la si combatte non innanzitutto non con l'assistenzialismo, ma con il ritornare a produrre lavoro. Giorgia Meloni, lei ha lanciato Povera Italia, una campagna con Fratelli d'Italia. Noi abbiamo lanciato con Fratelli d'Italia domenica scorsa
una campagna per aiutare le famiglie italiane, prioritariamente le famiglie italiane che stanno scendendo sotto la soglia della povertà. Dobbiamo ricordare, sono 4 milioni quelli che sono già sotto la soglia della povertà e altri 3 milioni che rischiano di entrarci. E noi faremo questa campagna elettorale su tutto, questa campagna, chiedo scusa, su tutto il territorio nazionale per cercare di accendere i riflettori del governo su un problema che è sempre più diffuso, perché vede, io chiaramente comprendo la buona fede dell'onorevole Lupi, però gli ultimi governi hanno qualche responsabilità nelle scelte che hanno fatto. È vero che bisogna produrre ricchezza, è vero che bisogna fare alcune cose che non sono state fatte, perché gli occhi del governo, in particolare del governo Renzi, ma anche dei precedenti, che effettivamente rispondendo a delle lobby, gli interessi delle lobby fanno, erano tutti verso altre realtà economiche che non erano i poveri. Le faccio solo un esempio, perché ho fatto un question time al Presidente del Consiglio qualche giorno fa in aula, c'era anche il collega Lupi, che riguarda questa questione un po' sconosciuta ma molto importante dell'ISEE. Mi dia 30 secondi. L'ISEE è quel oscuro acronimo dietro il quale si nascondono i parametri con i quali lo Stato calcola se una famiglia abbia o no diritto a una serie di forme di assistenza sociale. Case popolari, asili nido, eccetera, eccetera. No, sì. Si calcola con questo criterio. Governo Letta fece una riforma di questo ISEE nel quale ha inserito, mentre prima si calcolava solo sull'IRPEF, il governo Letta ha inserito una serie di parametri. Ne dico due. Pensione sociale, assegno d'accompagnamento, pensione di invalidità, cioè i governi di sinistra, questi governi qua, ritengono che se tu hai un'indennità di accompagnamento o se tu hai una pensione di disabilità, quella pensione debba essere calcolata come ricchezza e, utilizzando quella finta ricchezza, fa alzare il tuo livello di ricchezza, per l'appunto, chiedo scusa per la ripetizione, e ti fa uscire dalla possibilità di accedere a una serie di servizi sociali. Cioè, sto zitta, solo per spiegare. No. Nel momento in cui, no, davvero, perché è difficile, no, però va spiegato. Sì, diciamo, erano dei metodi per cercare di scoprire il reale reddito delle persone che si rivolgevano. No, poi magari ci sono delle conseguenze. Perché se tu vuoi scoprire il reale reddito, parli di reddito. Ma se tu ci infili la pensione sociale, che prima non era tassata e tassabile, tu quella non la puoi calcolare come una forma di ricchezza. Perché il governo ha fatto un'altra cosa. Posso fare due esempi. Ha alzato il livello della disperazione per non dover aumentare il numero delle famiglie che entravano nelle soglie. Allora, Lupi, due esempi molto concreti. Due esempi molto concreti, Lupi, perché saranno una breve risposta sull'ISEE, sì. Poi Giordano e Schiaffi. Due esempi molto concreti, perché saranno nella legge di stabilità. Combattiamo la povertà. Il settore dell'edilizia ha perso 850.000 posti di lavoro. Vuol dire che 850.000 muratori, persone che lavorano nel settore edilizio, non hanno più un lavoro. La povertà la si combatte se ritorni a far andare avanti il settore edilizio, eliminare la TASI e l'IMU. Abbiamo spiegato all'Europa, l'ho spiegato personalmente Orlando, Meloni dice, che se uno va nel progetto di lungo periodo, se uno va però al supermercato ed è proprietario di una casa, intanto, non è che vende la propria casa per pagare, intanto, per pagare le cose. Intanto, ho fatto un'altra domanda. Quello che dico. L'altra domanda intanto è, Maurizio, quello sta male. Ma sull'ISEE, okay, è giusto sull'ISEE, che l'assegno di accompagnamento sia considerato ricchezza? Siamo assolutamente, questo è il tema. Mi risponde sull'ISEE, qualcuno, che è il misuratore di una povertà effettiva o meno, da cui vengono dati poi i contributi, dobbiamo introdurre ulteriori variazioni, perché quello che dice la Meloni è... Dobbiamo introdurre o lo introducete? No, è già stato approvato, è già stato approvato un nuovo questo, misuratore dell'ISEE. Ci sono delle osservazioni che arrivano molto intelligenti, e cioè... Per calcolare se uno è ricco e povero, se paga per esempio l'accompagnamento al proprio figlio handicappato e paga o ha una casa o ha presente... Ma l'avete inserito voi, no, però? No, l'abbiamo cioè inserito insieme. Inserito il criterio, l'abbiamo inserito, no, insieme, inserito perché la nuova ISEE, no, era frutto di un governo. Niente, attenzione, vi faccio fare un passo avanti. Passiamo lo studio. Vi faccio fare un passo avanti. Andiamo alla sanità. Guarda, abbassiamo lo studio che a casa non sentite più. E guardate dove è andata Felicia Mammone, la sanità per i poveri, veramente poveri. La medicina solidale è nata nel dicembre del 2004 e quindi chiudiamo l'undicesimo anno. Mentre prima erano gli immigrati quelli che venivano più frequentemente da noi, adesso sono aumentati gli italiani. Che facevi prima? Direttore d'albergo. E ora? E ora faccio le pulizie, 900 euro. Da che c'hai tutto, ti ritrovi senza niente, per di più con quattro figli a cui dover dare da mangiare,
non è una cosa semplice. Se stanno male, hanno la febbre, devi comprare le medicine. C'è una povertà sanitaria che consiste anche nel fatto che la gente non può più comprare le medicine. Oggi ammalarsi è un lusso, non te lo puoi permettere. Da un intervento soltanto sanitario il nostro è diventato un intervento sociosanitario e ci siamo fatti carico anche del bisogno alimentare. Latte, biscotti, fagioli, tonno, qualche volta gelati. E così riesce ad arrivare più o meno a fine mese? No, assolutamente. Una settimana mi basta, ecco, però è qualcosa. Perché non vada al Servizio Sanitario Nazionale? Mi tocca pagare pure il ticket, dopo 50 anni che ho lavorato, devo pagare ancora la ricetta, 2 euro a ricetta, dico qua li prendo gratis, permette che da pensionato sto... Lo recupero un altro 2 euro per campare. Le medicine, quelle che mi servono, non me le passa al servizio e le devo pagare. Non ho la possibilità di pagare, vengo qui a prenderle e me le danno gratuitamente. Vengo spesso a farmi anche dell'elettrocardiogramma, perché non so se non devo pagare sempre il ticket. Io per non pagare il ticket da pensionato vengo qua a chiedere, diciamo, l'elemosina delle medicine. Vieni, intanto ti faccio vedere una visita pediatrica in corso, così ti rendi conto un attimo. Ma siete tutti volontari qui? Sì, siamo tutti in regime volontario. Quindi nessuno viene pagato? Nessuno di noi. Questa è una visita internistica in corso. Abbiamo il diabetologo, un specialista in tiroide, cardiologo. Laddove la fragilità economica è estrema, io devo fare la scelta se mangiare o curarmi. Mario Giordano, abbiamo già visto durante la puntata come poi il discorso del strato più povero della società si incroci con quello della sanità. Allora, facciamo il punto sanità e governo Renzi, con Lupi. Beh, e questo però è l'esempio proprio più evidente che avete fatto di quello che si diceva prima, perché siamo tutti d'accordo che bisogna lottare contro la povertà, ma se poi, mentre si dice che si lotta contro la povertà, si mettono 208 esami a pagamento che vanno a ricadere sulle fasce inevitabilmente più deboli, è evidente che si sta prendendo per i fondelli gli italiani. Ed è inutile giocare con i numeri, perché anche qua... Abbiamo sentito dire che non si taglia il fondo della sanità, no? I famosi 111 miliardi, 6 miliardi devono essere 113 e poi invece sono solo 111, non basta dichiarare con la solita tecnica dello storyballing, perché non è più lo storytelling, è lo storyballing, che sono diventati 111 e sono aumentati. Non sono aumentati, perché è vero che sono aumentati di un miliardo rispetto all'anno scorso, ma sappiamo tutti benissimo che per il rinnovo dei contratti dei medici e degli operatori, quella quota, la quota che sarà destinata ai servizi diminuirà e quindi i servizi, come dimostrano i 208 esami a pagamento, andranno a cascare sulle spalle degli italiani. Allora, ci sono 4 milioni di poveri, bisogna intervenire, siamo d'accordo, bisogna farlo non a parole, non spostando semplicemente, come è stato fatto in questi anni, questi ultimi mesi, il peso dalle spalle degli uni alle spalle degli altri. Maurizio Lupi, le chiedo di essere breve perché poi abbiamo la Schianchi per la Meloni, prego. Ma se fosse come dice il direttore Giordano sarei assolutamente d'accordo, nel senso che noi non dobbiamo eliminare la possibilità a quelli che stanno peggio di avere un'assistenza, perché fa parte della dignità della persona. E tra l'altro dobbiamo ringraziare anche il servizio che avete fatto, tutti i volontari, certo, che in Italia danno una mano su questo. Quello che bisogna eliminare, sono gli sprechi. Allora, quello che noi vogliamo fare, anche nella sanità come nelle altre parti, è eliminare quelle cure che sono inappropriate. Che cosa vuol dire? Quanti sono gli esami inutili che si fanno? E quanti esami inutili che si fanno tolgono? Perché fanno fare la lista d'attesa a quelli che invece hanno bisogno di quell'esame. Sì, dobbiamo dare responsabilità al medico. Dobbiamo dare, evitare che il medico... Lasci parlare, non parli sopra. Lei ha dato un concetto. No, lei ha detto vuole eliminare gli sprechi. Ok, allora sentiamo cosa ne pensa. Ad esempio l'opposizione. Vediamo. Mi dica come stiamo eliminando gli sprechi. No, questa è la domanda che ti fa lei da solo. Esatto, me lo fa spiegare. Io invece volevo sentire la Meloni e poi la Schianchi per la Meloni. Prego.
Ma intanto, diciamo, uscendo dal servizio, verrebbe da fare una considerazione. La signora del centro diceva qui prima venivano solo gli immigrati, adesso vengono, certo, gli italiani. Vengono gli italiani perché gli immigrati invece stanno negli alberghi 4 stelle, perché no, questa è la realtà della condizione italiana ormai. Dopodiché... Vabbè. No, perché io sono d'accordo sul tentativo, diciamo, no, di essere umani. Il problema è che è evidente, il governo italiano, Giorgia, che hai fatto una battuta gratuita. No, non ho fatto perché una non c'entra gratuita. Niente, ho perché non c'è nessuno che ha 4 stelle. Una condizione della realtà italiana. Se uno, io direi di lasciarla cadere là, dai, andiamo. Umani. Siamo stati e siamo così umani con tutto il globo terracqueo che ci siamo dimenticati di essere umani con i disperati di casa nostra. L'esempio che io ti ho fatto prima con l'ISEE, al quale tu non hai dato risposta, è un esempio chiaro, perché se da una parte tu spendi 35 euro e mezzo al giorno per occuparti dei profughi perché sei umano ed è giusto, dall'altra non puoi dire a una famiglia che ha un ragazzo disabile in casa che non ha più diritto ad avere una serie Schianchi di servizi di assistenza Melone, perché è ricca, non lo puoi discuti fare, allora, perché Giorgia, è una cosa infame. La demagogia ognuno di noi ce la Maurizio, scusa, la demagogia ognuno di noi se la mette nella propria tasca, mentre tu discuti dell'ISEE, quello che se mi parlate sopra già era una brutta battuta, adesso rovina. Sentiamo pure la domanda della Schianchi. Allora, la sua replica, mentre tu discuti dell'ISEE, noi abbiamo un problema concreto io e te. Che se uno ha perso un lavoro, lo deve ritrovare. Certo. Se un ragazzo aveva un lavoro a tempo determinato e non poteva andare in banca a chiedere un mutuo perché il lavoro non ce l'aveva, dobbiamo dargli un lavoro a tempo indeterminato. 340.000 nuovi contratti di lavoro sono un fatto. Ma che c'entra? No, poi c'entra, perché c'entra che poi devo dare una mano a chi non ce la fa. E abbiamo e faremo anche questo. Ma se non ci portiamo fuori dalla povertà e la smettiamo con la demagogia di chi si prende l'applauso e poi... Allora, abbassiamo. Allora vi prego di abbassare i microfoni di Lupi e Meloni. Schianchi per la Meloni, prego. Basta, io solo. Io volevo chiedere, siccome l'onorevole Lupi ha appena detto sì, faremo contrasto alla povertà, siccome c'è una parte del Partito Democratico da Cooper, la speranza della minoranza del PD, che molto fortemente chiede che nella legge di stabilità ci siano misure di sostegno alla povertà, io mi chiedevo, la pattuglia di Fratelli d'Italia in Parlamento, se arrivasse in legge di stabilità una forma di sostegno alla povertà, messa a punto dal governo, è disponibile a votarla o in nome delle differenze maggioranza-opposizione? No, allora, io su questo 30 secondi sono chiarissimo. Noi finora abbiamo decine di volte, e chi conosce la nostra attività parlamentare non lo può smentire, fatto delle proposte concrete per cercare di dire sul lavoro. Quando è arrivato il giorno però qui è il contrario, se arriva da loro volentieri una proposta, se ci sono proposte, lei Meloni non ha problemi a votare questo con il PD, con NCD. Io non ho mai avuto problemi a votare il PD, io ho fatto delle proposte, io ho fatto una proposta che era di Luca Ricolfi, che non è esattamente un uomo di destra, sul tema del lavoro e del Jobs Act, chiedendo, quando il governo ha portato il Jobs Act, di dire non togliete non decontribuite i contratti di nuova occupazione, ma quelli di maggiore occupazione. Mo sembra una cosa tecnica, ma non lo è, perché il governo ha speso 5 miliardi per trasformare contratti di lavoro. Gente che già lavorava gli hanno fatto un contratto diverso perché così le imprese hanno risparmiato. Se lo avessi fatto con la maggiore occupazione, tu avresti avuto centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro. Cioè, io ti decontribuisco quello in più che tu prendi, non che mi cambi il contratto. Tu hai 10 dipendenti, quando assumi l'undicesimo, su quell'undicesimo non paghi le tasse. No, quella era una proposta sensata. No, l'abbiamo portata noi, l'hanno bocciata. Il problema non è che sembra se sempre noi che purtroppo anche il tema della povertà, così come quello dell'immigrazione, sia spesso per molte forze politiche un tema di campagna elettorale. Nel momento in cui ci fossero proposte, ma perché non parlate una per volta? Sì, faccia fare una domanda. È vero, ha ragione. Io faccio proposte concrete e si sa che sono. Purtroppo ho trovato un governo che di solito non le legge proprio, perché loro arrivano, mettono la fiducia e tutto quello che tu hai proposto è spazzatura. Posso fare una proposta concreta? Ma mi prendo la mia responsabilità, io faccio politica nell'interesse, chiaramente dal mio punto di vista, degli italiani e dell'Italia. Per me l'Italia viene prima di tutto. Se Renzi è bravo, tipo per lui, se tira fuori l'Italia. Il problema è che non lo sta facendo, perché sta facendo, secondo me, dei disastri inenarrabili. Se dovessero rinsavire e portare una proposta decente, ma gliela voto domani, perché a me interessa... Allora Lupi ha 30 secondi, perché siamo in chiusura. 30 secondi e spero di non avere interruzioni. Abbiamo acquisito che se la Meloni, come tutti, se fanno delle buone proposte, le si votano. Noi crediamo che nella legge di stabilità, ne stiamo discutendo in questa settimana, debba entrare, a proposito di contrasto alla povertà, un aiuto vero al più grande ammortizzatore sociale che abbiamo avuto in questi anni, che si chiama famiglia.
il sostegno alla famiglia che ospita un anziano, alla famiglia che finalmente mette al mondo un figlio, alla famiglia che, alla mamma che decide finalmente di mettere al mondo un figlio e non deve avere paura di andare al suo datore di lavoro e di dirgli che è incinta, perché sennò viene mandata via. Ecco, noi crediamo che queste proposte concrete debbano entrare, sono 7,7 miliardi di euro allora, in 3 anni, debbano entrare nella legge di stabilità. Sapete, io ora saluto i nostri ospiti. Speriamo. Ma vi dico che quando si parla di povertà e di ricchezza, la cosa che dà veramente fastidio sono i privilegi. Intanto salutiamo i nostri ospiti perché iniziamo a parlare dopo questo servizio di famiglia proprio con qualcuno che esce dal sinodo sulla famiglia. E Gilles De Véry, i privilegi nelle pensioni. Grazie. L'ultima chiamata per il volo pensione c'è stata già da un pezzo. Qualcuno su quel volo c'è salito, qualcun altro no. Molti in economy, pochi in business, per tutta la vita. Giubbotto di volo di un pilota militare, con orgogliosamente il distintivo del gruppo di volo dove volavo io da militare. Ho volato 30 anni in Alitalia e più 6 anni di aeronautica militare, diciamo 36 anni. Io sono andato via 58 anni e mezzo. Se fossi rimasto ancora, pareva la mia pensione si sarebbe abbassata. No, abbassarla no. Io prendo 96.000 euro lordi di pensione. È innegabile che ci sono alcune categorie di lavoratori che oggi hanno dei vantaggi dall'utilizzo del sistema retributivo che sono maggiori anche allo standard. Gli appartenenti alla categoria dei lavoratori dell'elettricità, dell'aviazione, del comparto pubblico della difesa, dei trasporti pubblici, questi hanno diritto oggi a degli assegni che pesano in più tra il 30 e il 20% rispetto a quelli che avrebbero se fosse utilizzato il metodo contributivo. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Antinfiammatoria, antistress, antidolorifica. Questa è un'acqua, secondo me, miracolosa. E l'acqua miracolosa la bevono ancora quelli che non solo vanno in pensione con più soldi, ma anche prima. I militari a 57 anni, i marittimi a 56, piloti e assistenti di volo a 61. E poi attori, cantanti, ballerini. Equipararli a tutti gli altri significherebbe risparmiare 4 miliardi l'anno. All'epoca c'è stato chi ha fatto come gli è parso e piaciuto. E sono andati in pensione delle amiche mie a 38 anni. Beate loro che è andata bene. Più c'hanno e più vogliono. Se la godono. Sì, sono pure più vecchi di noi però. Quindi, vi auguro a tutti dei K fino a 100 anni. Diamo il benvenuto a Monsignor Domenico Pompili. Buonasera, da poco nominato... Benvenuto di martedì. Vescovo di Rieti da Papa Francesco, è stato sottosegretario alla CEI, direttore dell'ufficio comunicazioni della CEI. Si è molto parlato della sua nomina come l'inizio di un forte rinnovamento voluto dal Pontefice, quindi all'interno dell'Episcopato italiano. Allora, intanto, complimenti, grazie. Benvenuto. Ci dice cos'è il Sinodo? Il Sinodo, come dice la parola, è un cammino fatto insieme e attesta il fatto che la Chiesa sente il bisogno di attraversare la storia cercando di coinvolgere il più possibile tutti e in questo modo cerca di non subire i cambiamenti ma di interpretarli alla luce di quelle che sono le sue certezze di sempre. Chi si riunisce? Cercate di capire il mondo e di prenderne atto, diciamo, tutti insieme. Questo esatto, sì. Beh, chi si riunisce in realtà sono i vescovi, neanche tutti i vescovi, perché i vescovi sono più di 4.000 nel mondo, in realtà in questi giorni ce ne sono poco più di 200, quindi sono alcuni delegati dai vescovi di tutti gli episcopati del mondo, insomma. Allora, quali sono gli effetti del sinodo? Gli effetti del sinodo sono quelli di creare consenso attorno ad alcune scelte relativamente al tema, per esempio in questo caso il tema della famiglia, quindi è il tentativo di fare una riflessione che cerchi di tener conto del mondo, perché la Chiesa ha un po' questa prospettiva sempre di carattere universale, non è europea semplicemente, ma deve tener conto un po' delle diverse sfaccettature del mondo. E il fatto che ci si ritrovi insieme tutti quanti dà a vedere un consesso che è veramente originale, perché si tratta di 250 persone che provengono un po' da tutto il mondo, insomma. Parlano di famiglia, sì. Giusto? Faccio una domanda un po' sgradevole, antipatica. Come mai 270 uomini non sposati e senza figli parlano di famiglia? Beh, intanto perché ciascuno ha comunque una famiglia alle spalle
e trattandosi del sinodo dei vescovi, perché questo l'abbiamo messo nella domanda iniziale, sono loro che sono chiamati in causa e quindi credo che comunque anche essi hanno un'esperienza di famiglia. E poi sarebbe come dire che un oncologo non può capire quello che succede se non ha il tumore, diciamo. Allora, questo Papa, Papa Francesco, è un Papa che ha avuto un effetto dirompente non solo sul mondo della Chiesa, ma sull'intero pianeta. Ha avuto un effetto dirompente perché ha cambiato linguaggi, modi, visioni, ha fatto vedere in molti casi quasi di essere avanti rispetto ai tempi, rispetto alle istituzioni, rispetto alla stessa società civile. E sa che sulla famiglia è una prova molto difficile per Papa Francesco. Che visione ha la Chiesa in questo momento e la famiglia? Ma credo che abbia una visione che è corrispondente perfettamente a quello che c'è nel cuore di ognuno di noi. Il sogno proibito perfino degli adolescenti, chiedo aiuto al nostro sondaggista Nando Pagnoncelli, che aspetta in un angolo, ecco, che lo chiamiamo in ballo. A lui, dicono che perfino gli adolescenti e i giovani, tra i sogni nel cassetto, ma di quelli proibiti, c'è ancora la famiglia. E la Chiesa parla della famiglia non nel senso della famiglia patriarcale, quella di una volta, o della famiglia nucleare, perché queste sono in realtà dinamiche molto soggette alle trasformazioni sociali ed economiche. La Chiesa parla della famiglia eterna, cioè del desiderio che c'è nel cuore di ciascuno di noi di avere un amore non a tempo né tantomeno a termine, ma un amore nel quale finalmente trovare la pace. Ecco, questo è il sogno che la Chiesa, peraltro, ritenendo che questo sia il sogno stesso di Dio, per chi crede, intende preservare. Quindi diciamo che la prospettiva in cui si muove la Chiesa tiene conto di ciò che accade e stanno avvenendo effettivamente tantissime trasformazioni, ma il suo punto di vista in un certo senso è più prospettico, viene da più lontano e va ancora più lontano. Cioè, non dice cosa sta succedendo, dice cosa secondo voi dovrebbe succedere, dovrebbe essere la cosa migliore. Però poi si incappa in incidenti come questo. Certo. Vediamo. Io sarò fuori armadio e sarò felice. Io ti ho detto alla persona che amo, al mio Eduardo, senza di lui, vieni qua, senza di lui, io non saprei come trasformare la mia paura nella forza dell'amore. Cosa c'ha che non va? Scusate, ma diciamo che se il segretario della Commissione Teologica Internazionale avesse presentato una bella catalana con cui andare insieme in Spagna, sarebbe stata la stessa cosa. Non è che ci sia qualcosa che non va, l'amore è una cosa assolutamente desiderabile ed è quello che tutti noi sogniamo. Nello specifico un prete ha fatto una scelta che è legata al fatto che si impegna a non sposarsi e a non vivere questa dimensione della sessualità in senso stretto, che nella visione cristiana dell'amore ha due condizioni che valgono per ogni tipo di amore, omosessuale ed eterosessuale, cioè che il rapporto sia fedele, cioè non sia così un'occasione momentanea, e che sia fecondo, cioè sia aperta alla vita. Quando queste due condizioni in qualche modo non sono possibili, per il cristiano che l'amore sia fecondo vuol dire che deve avere figli, quindi per che deve avere, se è possibile, perché oggi vediamo che non sempre se è, possibile, non è possibile che ci sia un'apertura quantomeno potenziale, anche perché cosa hai meno dal vostro punto di vista l'amore omosessuale di quello eterosessuale? Secondo me l'apertura alla vita è per esempio un aspetto che rimane un punto di domanda. Adesso certamente potremmo fare riferimento a tante tecniche di bioingegneria e al netto delle difficoltà che solo le coppie che fanno questi percorsi conoscono da vicino, rimane comunque aperto il discorso anche di questa necessità per i figli di un riferimento duplice che secondo me non va dato per scontato. Io credo che la differenza sia appunto l'apertura alla vita e la possibilità per i figli di avere un riferimento doppio e non invece semplicemente unico. Io le faccio due domande. La prima è una curiosità, se conosce Monsignor Charamsta. No. No. La seconda è che parlavamo di questo tema mettendolo in relazione anche alla capacità di Papa Francesco di essere sempre in sintonia o addirittura di anticipare il sentimento della società. E qua abbiamo Nando Pagnoncelli, che per il Corriere della Sera ha
svolto un sondaggio su cosa pensano gli italiani sulle unioni omosessuali. Sì, lo vediamo con il cartello 5. Sono opinioni, volevo sottolinearlo, stabili rispetto a quelle rilevate identiche lo scorso anno. Allora, 37% si dichiara favorevole a un matrimonio per le coppie omosessuali, un 37% contrario ma favorevole alle unioni civili, mentre il 22% è contrario. Sottolineo che anche tra i credenti, quelli più assidui e quelli meno assidui, la maggioranza assoluta è favorevole a regolare questo tema. Quanto può costare alla Chiesa non essere in sintonia su questo tema, ad esempio, con la società italiana? Beh, non credo che la Chiesa debba inseguire il consenso a tutti i costi. Don Milani usava dire che dicesi commerciante colui che accontenta i gusti del cliente, dicesi maestro chi invece sovverte i gusti della persona. La Chiesa deve essere maestro, deve essere però anche madre, cioè non deve avere la gente la percezione che dietro questa differenza da salvaguardare, quella tra l'uomo e la donna, ci sia un pregiudizio nei riguardi delle persone omosessuali. Le persone omosessuali, tra l'altro, sono sempre tra noi, nel senso che anche all'interno della Chiesa ce ne sono tantissime. Non mi pare che nel mondo ecclesiale ci sia un atteggiamento prevenuto, anche nel linguaggio. Io ho sempre notato che nel nostro mondo non ci sono quei toni e quegli epiteti pesanti, perché si è sempre respirata un'atmosfera di rispetto. Io di rispetto credo su un aspetto dell'umanità. Sì, diciamo. Mi sembra che sia più frutto di una cultura macista che certe volte è diffusa, che non invece proprio di un pregiudizio ecclesiale. Almeno la mia esperienza. Non è che... C'è un aspetto che, quale che sia la famiglia, sicuramente la Chiesa e Papa Francesco tendono a essere molto attenti, le difficoltà economiche in cui poi le famiglie si vengono a trovare, soprattutto in un periodo come questo e molto anche in Italia. Abbiamo visto ieri le scene anche in Francia, no, di quei manager assaltati da operai che avevano perso il lavoro. Questo è un tema che immagino sia anche al centro del sinodo. Assolutamente sì, perché la famiglia oggi è in crisi non solo per le sue dinamiche affettive, perché è sempre un luogo nel quale comunque ci si può ferire, e però le ferite possono essere anche in qualche modo sanate, ma è anche il luogo nel quale le difficoltà economiche pesano gravemente, e credo che oggi questo sia uno degli elementi che dicono perché c'è questa rinuncia talora diffusa al matrimonio, nonostante il desiderio della famiglia sia ancora così vivo. E quindi penso che le difficoltà economiche incidano notevolmente non solo sulla serenità della famiglia, ma sulla stessa possibilità della famiglia. Monsignor Pupilino, la ringrazio tantissimo di essere stato con noi. In bocca al lupo per tutto, buon lavoro. Grazie, e grazie di averci spiegato un punto di vista così importante e interessante. Grazie. A noi, dopo una puntata così complessa, così ricca di ospiti, di visite, di temi e di riflessioni, non resta che darci l'appuntamento a martedì prossimo. Ale.